Bella raga! Condividiamo la live, amici miei. Possibile che devono fare sta cosa con i cavi? È assurdo, amici, è assurdo. No. Allora, condividiamo la live. YouTube 2015 Cled Harley cabrio familiare, che bella la Mazda. Ok, ragazzi. Come viaggia. Oh là là. Che macchine sono queste? Esattamente, chi guida non sta al ciel. Ciao, ciao amici miei. Grandi raga, grandi raghi. Allora, condividiamo su Twitterino e via. Grande Kiri, grande Tony Boy. Bella amici miei. Andiamo. La la ra da la la ra ra. Allora, che mezzo ragazzi. Che mezzo, raga. Ok. Bello anche dentro. Però hanno sì, al vetro, eh. Ah, sì, è tipo un bolide. Un prototipo questo qua, eh. È un prototipo. Tipo un Formula 1, eh. Tipo. Bella connessione veloce. Elettrica.
No. Uela! Ciao Ale! Mitico! Allora, vediamo subito che cosa fa. Ciao amici miei, benvenuti, benvenuti, benvenuti. La prima gara che mi faccio è con questo bolide. Guardate, guardate cosa ho tirato giù oggi. Guardate, con la livrea della Red Bull, raga. Fantastica. È la SR Mohawk, che è quella che ti dicevo, Ale, che devi comprare. 5 tubi di scarico, ragazzi, qui non si scherza, ok? Questa livrea fatta da un giapponese è bellissima, mi sembra un giapponese, adesso non mi ricordo più perché ne ho tirati giù 7 o 8. Credo che era un giapponese, che fosse un giapponese, raga. Ok. Non vedo quello che c'è scritto. Allora, Pan America, vai. Campionato panamericano. Allora, ogni giorno c'è un qualcosa qui su. Chi va e non va. Vabbè, eccolo qua. Ho dovuto solo abilitarlo. Eccolo qua. Dai, dai che si parte, dai che si parte. Volantino, Logitech G923. Al force feedback e il true force, ok? Sono due sensazioni diverse del feedback adattico, adattico. Allora, acceleratore piede destro, freno piede sinistro, come il grandissimo Senna, vabbè, Schumacher, scusate. Beh, ti dissoci perché ho detto una cazzata, hai ragione, non lo so se Senna guidava col sinistro, perché Senna era dai tempi della frizione. Allora, non bisogna toccare dentro nessuno, Alessandro. Vi faccio vedere un modo veloce per guadagnare 52.000 euro e andiamo a comprare qualche macchina, ok ragazzi? Vi va di andare a comprare qualche macchina? Non so se ci sono macchine da comprare, però vediamo. Buonasera, Lollatore Iper. Grande, grande Pierpaolo, bella seratina. Adesso dopo dovrebbe arrivare Bragali a farsi una corsetta. Adesso è andata a farsi una passeggiatina. Io avevo la live e purtroppo non ho potuto passeggiare. Che figata le live. Così mi rilasso e non faccio una sega di niente. Ciao amici miei, ciao mitici. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, eh. Iscrivetevi al canale se volete giocare con me stasera. Adesso voglio sentire anche l'amico Kevin e l'amico Alessandro se vogliono fare dopo una corsettina insieme. Magari c'è anche Bruschetta, magari chiunque. Ciao Kiri, grande! Ah sì, ti ho già salutato. Ciao ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao mitici, allora, ci andiamo a fare una bella corsettina. Stavo dicendo, scusate, se volete giocare con me, basta che vi iscrivete al canale e mi lasciate il vostro ID, amici miei. Amici di Twitch, grande Twitch, ringraziamo Twitch che è una periferica incredibile, eh? Guarda WhatsApp, dopo. Una corsettina insieme. Corsettina, scusate, è uscita cosettina, ma è corsa. Corsettina insieme. Kiri, fatto bene a dirvelo perché. Allora, oggi vi giuro, stavo praticamente letteralmente dormendo sul divano, non perché Tina Teens Wonderland fosse noioso, perché è tutto fuorché noioso, ma è grande Kiri. Non perché è noioso, ma perché davvero non riesco più a fare la mezzanotte e mezza, la una, e il giorno dopo alzarmi alle 7, ragazzi. È una cosa veramente incredibile. Sono diventato, come dice il grande Kiri, un po' vintage. Ho fatto anche una foto oggi sul social, che mi definivo vintage. Al risveglio, con i capelli tutti andati. Vabbè, ci sta. Allora, stasera voglio correre un po' di circo. Ciao amici miei, benvenuti ragazzi. Vi raccomando, iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. Se l'avete fatto vi ringrazio. E se volete giocare con me, lasciate il nick, che si può fare qualche bella partitina in relax e a sportellate. Ma perché il wifi che è internet mi blocca la connessione? Ai 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 ai, Kiri.
ti blocca la connection. Non lo so. Ciao amici miei, benvenuti, benvenuti, sta live fichissima. Mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Io per farvi il segno a corno stavo facendo un incidente con questa Tomahawk. Raga, una macchina impressionante, vi faccio vedere il replay. È una cosa veramente impressionante. È un metodino, senti come una sgaloppina, un po' come io adesso, dentro sta macchinina. Guardate che bolide, guardate che bolide. Ho tirato giù la livrea della Red Bull, fatta da un ragazzo, non so se americano o giapponese, bellissima. Davvero devo ringraziare anche questo ragazzo perché ha fatto un capolavoro di livrea, Marco Drums Games, Davidino, uso una Fiat Tomahawk. Sì ragazzi, perché la Dodge è del gruppo PSA, no, è del gruppo Stellantis. Il gruppo Stellantis fa parte sia la FCA che la PSA, ok? Quindi io vi vorrei fare soltanto vedere un pezzettino di replay, tanto per farvi vedere che mezzo, raga, che mezzo, andiamo un po' avanti. Guardate che macchina, che mezzo. Wow! E dopo facciamo una bella Toyotina Lollador, facciamo un SUV sterrato per il mitico Pierpaolo, va bene? Va bene amico mio? Dai, un SUVettino sterrato ci sta dentro. Io l'unica pista SUV sterrato ho trovato a Sardegna, non lo so se ce n'è altre in questo gioco, sinceramente. Non lo so proprio. Ah, aspetta che tolgo la visuale così vi faccio vedere il mezzo, incredibile. Bella la FFX, grande grande Ale, FFX ci sta di brutto. La FFX devi fare 3 milioncini però, allora ti conviene vedere questa gara che ho fatto io, ciao amici miei. Tocca vedere che pa Sony inverti una macchina apposta per GT originale mai visto, mica Sony Studio PS5. Che la Sony inventi? Ah sì, quel pa mi ha mi ha disorientato, non capivo più un cavolo. Niente applausi, miei adoratori. Oh! Oh! Lord, amico mio! Ehi! Grande ragazzo! Guarda che grafiche oggi! Due loghi amico Lord, due loghi amica Giulia, grandi, io ho vinto la gara, bella lì, questo è sabato sera che voglio, col mio amico Lord, la mia amica Giulia, Pierpaolo, se c'è anche Kevin, adesso aspettiamo, vediamo se viene anche Kevin, sarebbe un sabato sera spettacolare, grande Lord, tutto bene? Oh, certamente. Ah, grande Giulia, va bene, dai, dai, ti intrattengo io, ridiamo, scherziamo un po' stasera. Warzone, va bene, Pierpaolo. Cosa ne dici se lo proviamo a fare lunedì sera, Pierpaolo? Ascoltami bene, ragazzi, siete invitati tutti. Sì, bravo, bravo, Kiri, che l'hai detto. Bentornato a Giulia e Lord, grandissimi. Proviamo a fare un bel Warzone con tutti voi amici, raga, lunedì sera lo scarico, facciamo Warzone, se volete giocare con noi, date il nick, c'è Lord e la Giulia, mo, e c'ha le cuffie, perché non posso sentire la musica, sennò mi fa scoppiare il copyright, mi fa schiudere il canale, eccola qui, a letto, però c'ha sulle cuffie, perché sennò se passa con la musica, qui mi bloccano tutto il canale per il copyright, raga, cioè, non scherziamo. Allora, adesso andiamo a farci un'altra garetta, amici miei. Allora, vediamo se Kevin c'è. Allora, stavo dicendo, potremmo fare lunedì sera. No, come ti dissoci? Se ti dissoci da lunedì sera è finita qua, Pierpaolo. Cioè, è finita. È finita se ti dissoci da lunedì sera, Pierpaolo. Scusami. Io ti sto dicendo se facciamo una partita a Warzone lunedì sera è a priori, va bene, dissociamoci. Allora, ne facciamo un'altra perché ho voglia di fare un po' di soldi. Così poi andiamo a vedere se c'è piano. Vieni amore,
Vieni, vieni, vieni. È un casino però. Ok, grande amore mio. Bella lì. Ok ragazzi, ok. Allora, ciao, ciao amore mio, ciao fragali, ciao tata. Ciao. Allora, lunedì o martedì ho giornate libere. Io Warzone la installerò su PS e potrei giocarci con voi. Sì, perché Warzone è cross gen. Sì, Lord. Possiamo fare lunedì tutti insieme, faccio un party. Ok, ma io per Paolo ti ho dentro come... Ti ho dentro come nick della Play? Cioè io lo dico sempre tutti i giorni, ragazzi, iscrivetevi al mio canale e datemi il nick, ma non lo so se siamo amici sulla Play, per Paolo. Mi risponda, dissociatore. Titolatore che non titola più, è un dissociatore, basta. No, è cross-gen, Marco. No, è cross-gen. È cross-gen, sì. Perché l'ha diffusa mia? Oh, Fireboy, ciao, amico mio! Oh, ascoltiamo un attimo... Aspetta. Prima di tutto, come si chiamava? Flyboy, grazie mille che sei qua. Iscriviti al canale, grandissimo. E spiegami un attimo, scritto un po' meglio, cos'è sta storia, che la facciamo subito. Scusa. Perché io faccio questa qua per fare crediti? Ti prego, scrivimi! Phil Boy, ti prego, scrivimi! Eccolo! No, Lord! Oh! Per guardarti! Pensavo che eri tu, Phil! Ok, eccolo lì! Phil Boy, ok, grande, Phil Boy! Vediamo se scrive, ti prego, scrivi! Che pista è? Non ho cosa ha scritto prima? Su Trial Mountain 100.000, si dissocia Pierpaolo, grandissimo, si dissocia. Bragali, sto aspettando ancora che scriva qualcosa in più. Phil si chiamava, andiamo? Eccolo qua, su Real Trial Mountain. Ok, Real Trial Mountain. Che cazzo è Real? Scusami. Cioè, perdonami. Real Trial Mountain. Se uso sta macchina, secondo te? Grandissimo, Phil. Dai che ci fai fare... Dai che ci fai fare il sacco di soldi. Spiegami, ti prego. Perché non puoi parlarmi, Phil? Ma che te ne frega, Lord? Sono due gare da 30.000. E vincendo... Ah, quindi 30 e 40. Però quanto ci metti come tempo? Scusami, Phil. C'è Kiri. Perché tu puoi parlare, ti sentono. Oltre a scrivere. Quanto ci metti più o meno, Phil, a fare tutte e due le gare? Oh! Perché chiaramente è pulite, non bisogna andare addosso. Ma che te ne frega, giochiamo. Ma ci divertiamo, no? Ridiamo, scherziamo. Phil. No. Phil deve prendere la Ferrari. E certo che dopo prendo la Ferrari, Davide. Vai tranquillo. Scusa, 2 minuti a giro. Ah, vabbè. Quanti giri sono? Vabbè, la facciamo. Allora, Trial Mountain, eh? Adesso andiamo a farla. Provo con questa macchina qui che è un bolide. È un proiettile. 8 minuti. Vabbè, 100 minuti, allora 8 minuti. Questo qui sono 3 minuti e facciamo 52.000, mi sa che conviene ancora di più questo, sai, però la facciamo lo stesso, perché è stata una buona dritta quella che mi hai dato. Allora, Real Trial Mountain, finito questa garettina, vedi, questa qua l'ho finita, eh. Basta comprare 1.000.000. Su Trial Mountain ci vuole una bella scommessa, beh, si può fare. Ma che puoi fare adesso le scommesse, amore mio, eh? Sì, aspetta che sta facendo qualcosa, mia moglie. Pubblicità. Oh, mi raccomando, iscrivetevi. Phil, iscriviti al canale. C'è scritto Phil? Ti ha seguito, grande Phil! Perché non riesco a vedere sul computer, raga. grande Phil! Grandissimo. Anche il canale YouTube, eh? Se già che sei in ballo con le iscrizioni. Si chiama sempre Marco Drums Games. Allora... Questa è la tuta del mitico Marco Drums Games con Nicola Pizza.
Proviamo un secondo, bravo amore mio. Ah, come farei senza di te, tesoro? Non lo so. Neanche io lo so. Oh, bigliettazzo! Allora, tre al monte, me lo ricordate dopo il tre al monte? Ah, ma hai detto... No, guarda questa, mo. Guarda che livrea ho tirato giù. Scusate, faccio vedere la livrea a mia moglie. Guarda, un ragazzo americano o giapponese. L'ho tirata giù oggi. Guarda che livrea della Red Bull. Aspetta che si vede bene. Dai, fatti vedere. Guarda. Che figata di livrea. Guarda. Ma va. Fly, Phil Boy, scusami. Io faccio fatica un po' a pronunciare già l'italiano. Figuriamoci i dinami anche. Perché poi tra l'altro io mi chiamo Marco Drums in inglese, quindi hai voglia. Però il mio nick derivava dagli americani quando venivano, che gli facevo il service e suonavo con loro la batteria, soprattutto americani del gospel, mi facevano suonare con loro e quindi mi chiamavano Marco Drums. Non penso che era Marco Drums tutto attaccato, mi dicevano Marco viene alla batteria, Marco Drums. E io ho preso Marco Drums, insomma. La storia del mio nick è questa. Marco De Pulisher Drums. Oh Lord, grande! Allora, prima di tutto bigliettazzo, ragazzi. Un bel, grande bigliettazzo. Tutto quello che vuoi. Aspetta però, dopo questo. Macchina! No, voglio la Mercedes! Mercedes o Lambo? Mercedes o il biglietto della Lambo? Ti prego! No, i pistoli! I pistoli, che merda! Ma per l'Alpine, ma che me ne fotte a me? Della 110, una macchina di merda. Vabbè, grazie del biglietto. Scusate. Hai visto che livrea? Della moderatrice le feci. Le feci, oh! Grande, grande. Infatti, stavo dicendo una cosa, Lord. Vai, vai, amore. Le feci. Io sono lentissima a scrivere, e lui continua a gridarmi. Oh, no, non sgrido mai mia moglie, gli dico muoviti, è una cosa diversa. No, non c'è niente da comprare. Ma no ragazzi, perché stiamo ancora sistemando la postazione, sto sistemando la Elgato che ho comprato per poter fare le live tutte fighe animate. Vedete che già ho allargato, ho arrotondato il bordo della webcam, ma questa è ancora quella della PlayStation. No, non posso fare queste cose. No, perché questa è la PS5, così. La livrea è pagata 2 euro. Quanto anch'io mi ricordo. No, in realtà era gratis. Però. C'erano regalati. Dove l'hai messo? La Madonna, la frusta addirittura. Ti frusta, mo'? No. Vorresti allora. Vorresti. La vado a comprare subito, eh. Domani si compra le fruste. Allora, grazie, no. Allora, creiamo, mi dissaboro. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao amici, benvenuti a tutti, amici di Twitch e non amici di Twitch, no, tutti amici di Twitch perché tutti state vedendo da Twitch, e ringrazio Twitch che mi permette di stare qui con voi. E iscrivetevi al canale di Marco Drums Games, è il canale familiare, si crea una bella famiglia, Lord. Altro carrozzeria, no, aggiungi strato. Bravo Lord, bravo Pier, così si fa. Io oggi ho importato il logo. No, perché non me lo fa vedere? Sì, ma sulla macchina nera è nero. Ma no, dai! Pier fa la pubblicità al canale, ragazzi, seguiti Pier. Ma perché è nera? Ma perché è nera? Ma no, dai, ragazzi, non si può dare dei tirchi ai nostri amici. Allora, vabbè, va bene sto colore del merda. Allora, carrozzeria, cambia il colore. Sì, infatti, no, ma se volevo provare a importare... Bianca, sei serio? Vabbè, dai, mettiamo la bianca. Ok, almeno metallica però. Ok, ma state calmi voi. Allora, ma non riesco a capire come si fa. Vernice tutta. Ok, vai. Carrozzeria, altro. Wow,
Ma dov'è che sta cambiando il colore? Ah, beh, ci sta, ci sta. Ci sta. E la carrozzeria 2? Mando 2.000, a chi mando 2.000? Oh, ma che è stata di? Ma che 2.000 euro di cosa? Oh. È bella nera, mi piace. Oh, sto creando un capolavoro. C'è una punta di verità in questa cosa, che è Cristina? Molto picchio. Vernicia tutto? Oh! Tu hai fatto il film Il Corvo. No, cazzarola, era bella! Ma come si fa a uscire da qui? Ok. Ma no! Ma sbaglio di brutto, raga! Anche un bel nero. Oh, verde! No, verde è tamarra, dai. Nera ci sta, nera. Ok. Oh, eccola qua. Sembra una macchina dei bambini, quelli di Pasqua. Ma non dire stronzate! Il cerchio! Cambiamo i cerchi? O sverniciamo i cerchi? Dai, cerchi. Allora, aspetta un attimo. Io volevo importare il mio logo, l'ho fatto oggi. Adesivo, carrozzeria, nuovo. Eccolo qua. Ma dov'è? I cerchi gialli, dai, cambiamo i cerchi. Input diretto. Ma dov'è che è? Ma dov'è il mio logo? Infatti, è quello, ma non lo vedo da nessuna parte. Eppure me l'ha importato sul programma. No, c'è. Ma è sì, amore mio. Certo. Cioè, vedete che c'è il mio logo, l'ho importato oggi, che tra l'altro è un bel disastro importare i loghi, perché serve il formato SVG. Ho dovuto convertirlo da un sito che sono dovuto vedere 20 minuti di pubblicità per fare la conversione, e me l'ha convertito benissimo, devo vedere. No, è logo, sì, ho sbagliato. Cosa hai scritto? Metti il logo. Vabbè, dai, niente. Andiamocene. Chiudi. Beh, però bianca è bella. Non è male bianca. Io non so se l'ho salvata, sinceramente, infatti non l'ho salvata. Grande trans, vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, diceva l'amico di provare, ragazzi, il... Che zozzeria! Allora, di provare logo, codice fiscale e l'IVA, sì, infatti, soprattutto quello. Allora, Dragon ha detto, qual è, amico... Allora, sì, Phil, qual è che mi dicevi che era, scusa? Oh, che succede? Cosa c'ha Oli? Allora. Torneo Trial Mountain. Allora, no, è qua il torneo. Dici che è qui? Questo? Grande! Bella lì, proviamola ragazzi, proviamola. Questa è una cosa che... Ecco, brella Phil, bella, grande, mi piaci molto, mi stai aiutando, grande. Allora, devo capire un po' com'è sta macchina, perché un conto fare l'ovale e un conto fare la pista, eh. Ok. Ah, dovevo cambiare il cerchio di gialli, vabbè, fa niente, non me lo so ricordare. Warzone Kirchi, dai! Allora, devo stare attento perché sta macchina non perdona. Ieri ho fatto, ragazzi, se volete andare a vederlo sulla partita registrata, io e i ragazzi che eravamo dentro ieri abbiamo fatto i salti mortali a fare il Nürburgring con questa macchina. Mamma mia, il Nürburgring Nordschleife, come la chiami mia moglie? Il Nürburgerino. Che mi è abbordato.
Ci si fa un cafferino insieme sabato sera, ragazzi. Numidificatore, la madonna, volano paroloni stasera, eh. Beh, sta pista è molto bella, comunque, sì, mi piace. Devo stare un po' attento perché sta macchina è talmente veloce che poi non frena una sega, anche se ho i carboceramici. Sì, è la solita, quella che usi anche tu, amore mio, è la Tomahawk. Il ventilatore, ci starebbe un bel ventilatore. No, ancora no, raga, c'ho la maglietta a maniche corte, ma accesa la stufa. No, perché sinceramente non so dalle vostre parti, ma qua ieri ho fatto anche una grandinata della madonna a Varese, da noi proprio qui no, ma a Fausun Burdel. Devo stare molto attento perché anche non ho il freschetto. Eh sì, i freni carbon si usano nelle endurance. Eh sì, ma questa c'ha il carbo, mi sembra, eh. Non vorrei dirti una stronzata, perché questa, se non sbaglio, non vorrei dire un'altra stronzata, era già così, era già top. Da noi c'è il... Grande, grande. Oh, 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 scusate se ho urlato, non mi ricordo più che c'era sta curva. Ragazzi, io ogni tanto mi dimentico che ci sono le curve. Allora, adesso c'è il pezzo dritto, poi c'è il curvone a sinistra. Cos'è che hai combinato? Io e Paolo adesso che la fa il caldo, c'è il climatizzatore. Io e Paolo lo scaldatore. Ci sta. Devi capire, Phil, che qua si volano titoli a tutto spiano, a tutto spiano. Eh sì, Lord. Ma dai, ma sto andando 40 all'ora, ma come fa a uscire sta macchina? Perché esce? Mai succederà. Non so che cosa. Dai, 75 all'ora. È possibile? C'è un bolide del genere? Non so neanche le gomme che c'ho su, però, eh. Potrebbe essere che c'ho le gomme, quelle da concessionario, può essere. Vabbè, due giri, eh. Sai che anche questo è un buon tracciato? Adesso vediamo il tempo totale, non l'abbiamo preso il tempo totale. 20.000. Perché 20.000? Ho prancato dentro qualcuno? Mi sa che è toccato dentro qualcuno. Cazzarola. Se no erano o 20.000, Ti ricordi, Phil? Ricordati di mettere un follow. Grande Lord, grandissimo, grazie ragazzi, mitici, dai, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, che diventiamo mitici, un millino, amore, eh? Facciamo un millino, abbonatevi, corvi, l'altro, Io oggi, le prove caffè della Porsche, Phil, la Porsche, penso che, parlo per parer mio personale, poi ognuno... Chiaramente io sono innamorato e amo le Ferrari, ma la Porsche è un amore incondizionato alla 911, la Carrera. Ma è la macchina più di... Ma è la macchina più di merda che c'è in tutto il sistema stellare, cioè manco gli alieni la prendono la Porsche, secondo me. Anche se assettata viaggia bene, ma c'ha quella trazione posteriore, ragazzi, che bisogna avere un pelo, bisogna avere per andare con quella macchina lì. 500 Abarth vecchia, sì, te la compro Pierpaolo, e allora? C'ho la quella nuova, c'ho la 500 vecchia, che vuoi? Oh. Chi? Sì, c'ho qua Mr. American Express di fianco. Allora io devo... Monello. Allora, in teoria il giro della pista è sopra dove c'è le nostre face, quindi io non me la ricordo assolutamente com'è sta pista.
Ma non possiamo passarlo, amore, perché di fianco mi dà fastidio. Dove? No, lì mi dà fastidio perché era proprio la visuale di fianco. Ma la pista non la vediamo. Amore, ma non mi interessa, devo vedere dove vado, non la pista. No, non c'è sondaggi. Stasera peppata di cose. Fai un sondaggino, sì. Che cosa vogliono vedere dopo, se è una endurance, se facciamo il circo, le gare del circo, o se facciamo una... o un urburgerino. Ciao, amore mio. Orca trota, per salutare mio figlio, scusate, ho fatto un disastro. O il Nürburgherino o l'Alemann, dai. Su Westerrad, dai, fai sto sondaggio. Dai che ragazzi lo chiedono. Ok, bello, sì, comunque hai ragione, eh. 20 euro perché solo 2 milioni, non ho capito. Guarda questa gara che mi ha fatto vedere Phil stasera, che è una figata anche lei, e in 4 minuti, in 8 minuti, dai, 10 minuti, te, in 10 minuti sono 100.000. Non è male neanche questa. Va che mi fate parlare di mangiare e poi vado fuori, raga. Cosa? Ale. Ma... Sì, Ale. Sì, ciao, Ale. Cagnolino, va che deve andare giù il cagnolino. Vito? No, mi è fatto. Apri giù a Olly. Sa, deve fare le cosine, fai. Fatto un attimo. Compri le macchine giusto? 6 minuti. Allora, addirittura. Ma questa non è tosta? Che macchina intendi tu, scusami? Madonna, è diventata notte! Io non ci vedo di notte! Che macchina intendi che andiamo a comprarla se ho i soldi? Se no faccio i soldi poi la compro. Salutami Vittorio, ti saluta Ale Swag, mo. Ciao, ha detto. Allora, devo concentrarmi un po' perché davvero ragazzi, questa non frena. Ma tu mi dici quali mezzi secondo te vale la pena comprare per fare sta pista qua e farci un po' di soldi? Oh, la Giuli! Sì, bacione Giuli, grandissimo. Dai, ma stai qua a divertirti con noi e almeno ti svaghi un po', dai Giuli. Come si fa il cuore? Ragazzi, dai che si fa il cuore. Così. Grande Dram, sei riuscito a fare il cuore, guarda che bello. Tu. Grande Giuli. Ascolta, Phil, tanto ormai tu sei diventato nostro amico, ci vedremo ogni tanto. Io le live le faccio sempre, allora, domani pomeriggio, adesso vediamo un attimo. Va bene, quella già, solo che devi fare meno botti. Allora va bene. 40, allora, 40 più mi dà 70, 40, 80, 80.000. Allora, proviamo di farla, scusami, perché non me l'ha data forse neanche una col giro pulito. Aspetta una cosa. Trial Mountain, aspetta una cosa. Fammi vedere se la faccio con questa. Sì, vai tra. Puoi farlo tu per cortesia, che così se me lo mandi te lo accetto già. Sono Marco Drums, anche sulla Play. Se lo fai subito o quando c'hai tempo, insomma, quando vuoi, se me lo fai adesso ti accetto già, ok? Ti ringrazio, se no vabbè lo faccio dopo, ma ora che me lo ricordo, voglio farla con questa. Vediamo un attimo se con questa qua, perché quella lì ragazzi è veramente tosta, davvero devi accelerare, ma non ne fa una giusta, non ne fa. Trial Mountain, no, non è degli Stati Uniti sta macchina, allora neanche la Toyota. Allora, che gara facciamo dopo? Una endurance su Westerrato? Sì. Allora, la Julie non ha risposto, amore mio. Americane, vediamo un attimo che macchine americane ho. Ho la Camaro, la Mustang. Proviamo a farla con la Mustang. Ciao amici miei di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale, grandissimi. Marco Drums Games con... Ciao DR Master, grandissimo, ciao! Oh, mi raccomando, iscriviti al canale, mitico!
stiamo facendo una garetta che mi ha detto il mitico Phil, che è entrato stasera in live e si è iscritto, grandissimo. Auto da strada, porca loca, Sud-esterrato, Nürburgring, Le Mans o il circo, o le prove del circo. Ciao amici, benvenuti, mi raccomando iscrivetevi ragazzi. Vedi se ti è arrivata la notifica. Farm, sì, sto farmando un pelino. Stiamo provando a fare questa pista qua, sì, mi è arrivata. Se volete ragazzi giocare con me, iscrivetevi al canale e mandatemi la richiesta, come ha fatto Phil, che ho accettato adesso, ok? Dopo ti metto nel gruppo, Phil. Ok, perfetto, ho fatto un gruppo di party che così possiamo giocare insieme. Allora, no, ho sbagliatissimo. Secondo me, grande, grazie Phil, grazie a tutti ragazzi, mi raccomando. Scrivetemi sempre quando entrate, così vi saluto, raga. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a trovare un'altra macchina, ma io credo che non ce l'ho. Sì, c'ho la Mustang, la proviamo a fare con la safety car. Ti consiglio la penultima su Daytona, che fa 50 in 3-4 minuti. Sì, grandissimo, DR Master, questo lo so, grande, comunque me l'hai detto, grazie. Sì, l'ho fatta prima, la faccio con questa, guarda, ti faccio vedere la macchina, Non so se anche tu la fai con questa o... solo che sinceramente... Allora, guarda, la faccio con la Tomahawk. SUV sterrato, Nürburgring, oppure metti quella da 1.000.000. Sì, bravo, proprio quella lì. Quella da 1.000.000. Sì, la Pan America. Guarda, io faccio così, Tanto ragazzi sono 6 minuti, quindi facciamo vedere all'amico che cosa faccio io. No, la Pan America no. Scrivi, amore, Le Mans. Quando viene la Toma? Cosa vuol dire quando viene la Toma? Scusa il film. Quando viene la Toma? Sarà un dialetto italiano? La Toma? Cos'è la Toma? Ah, la Toma, oh, scusa! Che cazzo! Le Mans. Le prove del circo, scrivi. Allora, faccio questa con questa. Oggi mi sono stufato di fare farba. Allora, ADR, parliamoci chiaro. Non è che bisogna per forza stare tutto il giorno a farmare. Una volta che si fa 5, 6, 7 volte, per dire, in una serata, e alterni con altre piste, e diventa bello. Per quello che l'amico Phil mi ha detto di fare quell'altra, perché magari si alterna un po' questa, un po' quell'altra, capito? Perché sinceramente sì, è vero che servono le macchine, servono i soldi per metterle a posto, ti ha dato una loffa prima. Le poverine, deve andare giù a fare le sue cose. Non posso vedere. Oh, sondaggio, raga! È a 300 all'ora, non posso vedere. Ciao ragazzi, io esco, però vi seguo dalla TV. Non ce la faccio scrivere. Va bene. Ciao bella. Ciao mitica, ti vogliamo bene. Dai. Torna in forza, che ho bisogno della moderatrice più brava del tweet, di tutto il Twitch. Ormai con 18 minuti. Direi che bastano per un po'. Non ti credere. Ti vogliamo bene anche noi, Giulie, mi raccomando, Dai, tieni botta e stai il più possibile tranquilla, ok? Dai, ok? Buona serata e mi raccomando, guardami, dai, che almeno spero di tirarti su un sorriso in più. La vita continua e the show must go on, come dico sempre io quando arrivo ultimo. The show must go on. Poi l'ho imparato quando ho fatto 30 anni di musica, che purtroppo nel mondo dello spettacolo è lo show must go on. The show must go on. Lo show deve andare avanti comunque sempre. Quanto sei bello quando parli in inglese. The show must go on. Ti faccio di quei dialetti io, ragazzi, che non ve lo immaginate neanche di come parlo quando è lingua. E so parlare perfettamente 16 lingue. Tranne l'italiano. Ciao ragazzi, benvenuti mitici, grandissimi. L'Alfa Natroccolo, raga. Oh! Ragazzi, stiamo facendo un po' di farming, ma adesso andiamo subito a correre. Votate il sondaggio, così vediamo la prossima pista che cosa facciamo.
e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, ok? Grandissimi ragazzi, grandissimi. Dai che ci divertiamo insieme, andiamo un po' a correre. Si ride, si scherza. Scrivetemi così vi saluto, eh? Nürburgherino? Ah no. Oh, il sondaggio, amici miei. Vince Pierpaolo, siamo proprio sicuri di questo? Votate, votate, votate il contrario di quello che dice Pierpaolo. Che dice sempre che i miei sondaggi sono farlocchi, sono tarocchi, sono fasulli. E si dissocia sempre dai nostri sondaggi, vero mo? No. Ci ha messo lo zampino. Sta scrivendo in privato agli altri per dire cosa devono votare. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Truffatore. Chi? Eh? Sta regalando? Siede? Ah, ok. Ciao ragazzi, mi raccomando, se volete datemi anche un bel abbonamento oltre alle iscrizioni, grandissimi. Oh. Ah. Wow, per Suvesterrato. Beh, se ha vinto Suvesterrato, ragazzi, eccolo qui. Allora, ragazzi, vedi, ho fatto la Pan American. Bellissima la maglietta di Marco. 52.000. Poi io che cosa faccio? Faccio bellissima. Comunque ho trovato sta livrea, ragazzi, della Red Bull che è fantastica, eh? Cioè, a parte tutto. Ok, hai imparato tutto da me, bravo, grande, grande, grande. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, dai, dai che si corre. Adesso abbiamo fatto votare voi e volete Suvesterrato, quindi andiamo a prendere la mitica Toyota Lolador, la Lolador Esterrato, vero mo? Dai, animata, ti voglio animata stasera, amore mio, dai, 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 Lolador Esterrato, dai. Quindi questo è il farming che dicevamo io e il... Abbonatevi, grazie. Grande, grande, grande Lord, grandissimo. Bellissima ragazzi, grandissimi, grandissimi. Allora, SUV Esterrato. Andiamo a prendere il Toyota Lolador, che chiaramente si chiama Tundra, ma per noi amici è Lolador. E poi il Nürburgherino. Vabbè, andiamo in cosa? Quanto Nürburgherino? Ah, dai, dai. Le Mans non la vuole vedere nessuno, è quella che mi piace di più a me. Va bene, grazie ragazzi. Allora, facciamo con un bel sole e facciamo a manetta. Praticamente sono 1.000.000 a ora onesto, dai. Esatto, esatto, sono 1.000.000. Oh, grande. Cioè, tu stai correndo mentre mi guardi, sei un grande, bravissimo, bravissimo. Io aspetto Formula 1 2022. Grande, grande, bella Davide, anche te, dai, dai, dai. Grandissimo Davidino. Oh ragazzi, Davide ha un canale anche lui YouTube, eh? Se volete seguirlo. E Davide, metti il tuo canale, Davide, che non mi ricordo. Posta il link, posta il link. Dottor Master mi segue? Non lo so. Dottor Master, seguimi, seguimi, please, amico mio. E se vi va, datemi. Oh, sì, 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 sì. Allora, Lord e Pierpaolo, lunedì facciamo serata Warzone. Adesso glielo chiedo anche al mitico Morrison, eh? Se vuole venire anche Morrison, che mi ha chiesto lunedì di giocare o Call of Duty o a GTA 5. Vediamo se fa. Oh, cancella tutto, cancella tutto. dai, ci facciamo. Ok. Davide, hai visto mo? È arrivato Davide, grandissimo Davide, seguite anche lui che è un grande, eh? Fa dei video fichissimi, soprattutto su TikTok la mattina, tutto scombussolato anche lui. Allora, si chiama Davide La Monica, almeno credo, ha scritto così. Sì. Oh, Lolador, allora cosa c'hai stasera? Bella! Eh sì, sicuramente sì, perché guarda che ragazzi, che il Call of Duty vabbè sparo un po', ma su il Warzone no, sinceramente. Vinci! Ci sto provando! Non è per niente semplice!
Guarda qua come te ne passo una filata. Una filata, guarda come, come te ne passo una filata, eh. Fanno solo bordello i miei figli stasera. Grazie ragazzi. Rispondi Leo. Ciao ragazzi. Vieni a salutare i ragazzi. Cosa c'è? Perché rispondi così, amo? Vieni a salutare i ragazzi, dai, da dietro. Ecco qui il mio. Ah, vediamo se il secondo e il terzo. Saluta Leo. E fa niente, dopo si asciuga. Saluta. Ciao Leo, va che ti salutano, dai, forza, saluta bene. Si è ribaltata la bottiglia, vabbè, se, dopo attacchiamo il fono a mezzanotte, ti asciughiamo il letto, dai, vai tranquillo Leo. Su. Dove? Per terra, sì, c'è il... Grande Davide. Guarda Pierpaolo! Diglielo, mo. Ok, raga. Allora, qui dobbiamo stare molto attenti. Perché qui salta la macchina, eh? Ok. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Mi raccomando, iscrivetevi ragazzi. Dai, 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 dai. Un saluto da Bimax. Oh, solo 30 secondi, quindi aspetta che vinco. Tipo Alazar, il papà più tecnologico del figlio top. Grande Phil. Grande Bimax. Dai, dai, dai. Sei venuto giusto per vedere la mia vittoria. Dai, dai, Max, grande. Ci manchi, Max, ci manchi. Ti dissoci da Max o ti dissoci dalla vittoria per Paolo? Oh. Oh. Da te. Ah, beh, perfetto. No, Leo. Perfetto, perfetto. Top, guardalo. Quanto ho da quelli dietro, mo? 2-3. No, non è che... Devo correre. Devo correre. Dai, dai, ragazzi, dai, ragazzi. Ciao, amici di Twitch. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Amo, devi scriverlo ogni tanto, patata. Grande Lolador. Hai visto? Hai visto? Hai visto che l'ho vinta per te a difficile? Ciao ragazzi! Ciao amici di Twitch. Scusate se ogni tanto urlo, ma mi fa prendere dalla foga questa gara qui, perché ho vinto col Toyotina Lolador. Allora, Phil. Allora, ti spiego. Il problema... No, era difficile. E c'ho le prove perché sono tutte registrate. Stavo rispondendo al mitico Phil. Il discorso è questo: se metto il cambio automatico manuale, devo leggere i messaggi, parlare con voi e anche vincere, sinceramente me la farei tutta in seconda, perché ci ho già provato e mi dimenticavo di cambiare le marce. Già non mi ricordo le piste quando le faccio anche 7-8 volte di fila, quindi già è un po' un casino. E quindi ho optato, no, per il cambio automatico. Comunque ogni tanto faccio il gesto, ecco. Comunque il Toyotino Lollador è tipo... Allora. Chi? Lord? Orca? 50 abbonamenti? Amo, non fare così tanto, te l'ho già dato un milione di volte. Allora, 20, ciao ragazzi, mitici! Ok, allora ragazzi. Incredibile, allora, incredibile. Abbiamo detto, cos'è che era il sondaggio che non me lo ricordo più? Sterrato, poi Nürburgring. Il Nürburgring. Allora, Nürburgring lo possiamo fare con la Vision o con la Supra? Cosa ne dite voi? Andiamo di Supra? Andiamo di Supra. Come ho ganato?
Come? Ho regalato l'abbonamento che anche a te, Tirchi. Come? Ho regalato l'abbonamento a te? Giochiamo insieme ai amici di Twitch. Sì, 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 però aspetta un attimo, Ale, perché adesso stiamo facendo le piste. Onestamente, io ho dei piloti, anche se è difficile, sembra che vadano con la 5. Beh, 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 beh. Dai, no, non tutte, non tutte. Nuovo panino del Mac, il Durburgerino, sì. Allora, diciamo che... No, pomeriggio soleggiato. Allora, diciamo che non tutte le piste. Diciamo che quando uscirà la... Quando uscirà la nuova IA, quella che dicono che stanno testando... Due patatine. Quando uscirà la nuova IA che stanno testando, sinceramente dopo ne parliamo, perché se è come dicono che apprende in base ai tuoi giri, ok, vanno a prendere il... Oh, porca miseria, vedi che come ti dicevo prima, guarda questo stronzo che mi ha fatto girare, dai! Ma dai, ma fai a girare come un re bambino, va che roba, va che roba! E vabbè raga, aspetta, tanto dall'inizio, vaffanculo. Sì, però sono 3 anni che dicono di staia. Beh, a regola dovrebbe uscire tra poco, eh. Cioè, non so dirti quando. Parlavano di 2 o 3 mesi. Fai lungo. Esatto. Esattamente. È un IA molto intelligente. Amore, riesci a leggermi che sono un Nurburgring, amore? Devi leggermi tutto. Effettivamente, sì. Mi stai leggendo quello che c'è scritto? Non riesco a leggere io, raga, perché... Sì, 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 sì. Quello è vero. Beh, la stavano testando col GT Sport. Davvero fanno la Panda 750? Grandi! Ma chi sta dicendo una stupidaggine del genere? Sarà... Orca loca! Orca loca, ragazzi! Lolladore, lolladore! La testa? Leggi? Red ce ne sono, mo'. Orca! L'intelligenza, eh? Vai, vai, fagli farla, mo. Chi ve l'ha chiesto? Di azione, come l'ho portato oggi? Sì, beh, Warzone è azione. Azione l'ho portato oggi. Oggi c'era... c'era Tina Teens, Wonderland, è un gioco d'azione. O in cosa intendi di azione, scusami? Dimenticavo, ciao moglie. Ah, grandi raga! Ma frena sta macchina! Devo entrare in modalità sport, ragazzi. Dovrei avere il casco e i guanti. Cos'è che c'è scritto? Amo! Beh,
non vuol dire che è fatta bene l'intelligenza artificiale, scusami. Se vince contro un campione vuol dire che impara giusto dal campione. Forse è troppo difficile, quello intendi dire. Non lo so, raga. Io già a volte faccio fatica a arrivare. Io c'ho una certa età, sono un po' vintage, quindi già faccio fatica. E qua coi punti che non si vede niente, ma perché non c'è sole? Non mi legge. Eh sì, se uno è bravo si adatta al bravo. Se io per dire faccio fatica, non si dice una pippa. Faccio fatica a arrivare primo sempre a Nürburgring perché sono una pippa, perché mi distraggo. In teoria dovrebbe andare più lento, da quello che ho capito io, anche col su, con la Supra, no, basterebbe solo più veloci, di rendere più veloci questi. Beh, insomma, non è che vanno piano, eh. Poi vi dico, allora, dico la verità, a volte vado più veloce con il volante e a volte vado più veloce con il pad, il DualSense, anche perché... Adesso io non so, ragazzi, se voi giocate con il joystick, col volante, o come io giocavo, col pad o con le banane. Sì, ma senza che mi dici chiamo, basta che mi leggi il messaggio, sennò non so fare. Io spero che ci sia una modalità, nel senso, quando la introdurranno, spero che ci sia... Dici B-Max? È B-Max lui, né? Eh sì, lo so che è lui. Cioè, lui. È in gamba. Come i ragazzi che entrano dentro, raga. Sì, sì. Effettivamente avete ragione un po' tutti, eh. Io non mi dissocio da nessuno. Diciamo che a volte, vi stavo dicendo prima, raga, perché poi c'è gente che magari con le banane, non so se avete visto uno che finiva Elden Ring con le banane, insomma. Vabbè. A volte cazzarola, io sono veramente stanco, cioè a parte proprio gli scherzi, non mi trovo col volante. Need for speed. Ciao Shader, mitico, mitica, grande, mi raccomando, iscriviti al canale, grandissimo, se vuoi commenta, di la tua. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale del GT7, direi che quando fai le gare in giro, sì, effettivamente fai lobby. Vuoi giocare multigiocatore, Shader? Allora, prima di tutto iscriviti al canale e mandami la richiesta amico della PlayStation, così 98, bella, io sono del 78, 98, c'è 20 anni meno di me, sicuramente vincerai. Sarà aggiornato. speriamo che mi aggiornino la CPU dentro nel cervello, perché qua ultimamente, raga, ciao Shader, mitico. Grazie che mi hai seguito, Shader. Allora, se vuoi, mandami la richiesta amico che l'ha fatta anche prima il mitico... Adesso... Phil l'ha fatta, è vero? Me l'hai mandata tu, Phil, prima? Allora, Marco Drums, sulla Play. Se me la mandi... Se me la mandi, Phil, te l'accetto. Come si chiama? Shader. Scusate, raga, ma c'ho una memoria da merda, eh. Primo DLC di GT7 assolutamente non lo so, credo già il mese di aprile, non vorrei dire una stupidaggine, ma avevo sentito una roba del genere, in uno o due mesi dovevano mettere anche il Marco Drums, come quello del canale, senza games, solo Marco Drums, c'è il mio logo, questo, o se non vedi il logo vedrai la
vedrai la morte nera. O logo, no, forse vedo il mappamondo di Little Big Planet, il mondo. Ale, se entra Shader ti va di fare una partitella online? Eh sì, io non so perché. Perché non c'è Kevin? Perché si vede qualche bella auto. Sì. Assolutamente anch'io. Kevin non c'è. Allora, vediamo se Shader, eccolo qua che arriva. Grande, fatto, grandissimo, è arrivato, ma non vedo. Ok, richiesta. Perfetto. Conosci Billy Billy? Filbo me l'ha mandata, ma non so se vuole giocare. Filbo, vuoi giocare? Facciamo una garettina tutti insieme? Allora, usciamo. Che cos'è la Kunixen? La Kunixen? Domani, Filbo. Ok, domani Filbo. Allora, vediamo. Te la meriti, sei troppo simpatico. Che cosa? Cosa ha fatto Dear Master? Grande! Follow, grandissimo Dear Master, grazie mille, gentilissimo. No, perché io non lo vedo. Sulla Play, Bill Bully, sì, lo conosco, è quello della Xbox, mi sembra, no? Io trasmetto anche da Xbox Series X, ragazzi, quindi... Però sto... Per quello che ho il computer di lì, è un casino, mia moglie deve vedere, fare, disfare, non ci arrivo a vedere fino a lì, non c'ho più quella vista aguzza, e quello che fate e quello che mi scrivete. Dalla Play io riesco a leggere i messaggi direttamente su video, e quindi per quello che riesco a... Fai cronaca su gare di Gran Turismo. Mi fai vedere i tuoi biglietti da visita. Ma quali biglietti da visita, Ale? Quelli del caffè, eh? Allora, facciamo vedere velocemente per l'amico i biglietti del caffè. Allora, queste qui. Dai. Vabbè, mi raccomando, stai dentro. Anche se hai da fare, stai dentro lo stesso in levetina, così ci divertiamo insieme. Sto facendo vedere tutti i biglietti a Ale. Allora, facciamo così, Ale. Visto che anche Dr. Master ha detto... Quello delle auto. Questi qua. La Silvia, la Toyota, la Mazda... Questo qui è il biglietto delle francesi, la DS, la Peugeot, la Clio. Poi c'è il 13 che c'è le missioni, il 14 che c'è la Mustang, tutte le Mustang. Poi c'è quella delle Camaro, ok? Campionato Mountain, no? Nissan, tutte le Silvia, la Fair Lady. Poi c'è le Subaru, Mitsubishi, la Toyotina, la GR. Campionato Indonesia, le BMW, le M3, dalla vecchia alla nuova, le Alfa Romeo, la Mito, la 4C e la 8C, le Ford, la Focus, la GT e il Suvettone, le Chevrolet, le Corvette, dopo c'è la Porsche, le varie Porsche, tutto che vi si comincia a vedere cosa c'era, sì, grande Lord, le Supra. Sì, dai, così, quelli del negozio delle auto brand, aspetta, non erano queste, delle auto brand, ah, qui dici, figa, non ci passa più a vedere tutte le macchine qua. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, stiamo programmando la gara da fare fra una mezz'oretta, se volete... venire anche voi ragazzi a giocare, a divertirvi con noi, iscrivetevi al canale e lasciate il vostro ID, o comunque vi passo io l'ID e Shader, la lobby l'ho creata. Ok, grandissimo. Allora aspetta un attimo, Ale, dai, vieni dentro il lobby. Allora, Shader, ulti giocatore, lobby,
Dopo vi aggiungo, non posso farlo adesso perché se esco va via il monitor e tutto, vi aggiungo nel party che ho fatto per giocare tutti insieme, eh? Ok, così anche se non avete l'audio non fa niente, ci sentiamo sempre tramite Twitch con le scritte e si gioca insieme, ok raga? Allora, un attimino che vediamo, se che vedo se riesco subito a beccarti, eh? Ti becco io e poi ragazzi entrate anche voi, così giochiamo tutti insieme, eh? Ok? Dopo comunque andiamo anche, ti facciamo qualche garetta così. Parlano di memoria della PS5, spero che lunedì mi arrivi SSD che con 5... Eh sì, vediamo anche Shard. Ma vediamo anche Shard, sì, robusta alcolica, scaricati l'app. No, non ho capito scaricati l'app, mi leggi scaricati l'app? L'app sul cell di che cosa? Del PlayStation, scusa? Perché ce l'ho. Ah, la prima, ok. No, perché c'ho proprio la mia faccia. Ok. C'ho la faccia, Sharder, e non vedevo... non vedevo dove eri. L'app Play, così fai anche lì le cose. Sì, ce l'ho la Play. Ma no. Ce l'ho. Però... Allora, i parti da qui è un bordello. Allora, tranqui. Allora, ma è questa? Tutta con le supra? E questa garetta qua? L'hai fatta aperta, l'hai fatta? Quindi ci si sportella a fuoco proprio. Sì, Sharder Italia si è unito alla stanza, perfetto, questa qui è giusta, è giusta. Ciao amici, benvenuti, se volete giocare con noi. Eh sì, ho sbagliato. Vabbè, facciamone una così, poi ne facciamo una noi, dai, perché sennò poi è un bordello. Facciamo un po' di... Ale Swag, se trovi, vai in online, vedi il mio nome, come ho fatto io, vedi solo le partite dei tuoi amici giocatori, entra. Ale Swag, grande lì, grande Ale! Vedi che è entrato, bravo, bravissimi ragazzi. Allora, dov'è il party qua? Vabbè ragazzi, dopo lo faccio dalla play perché io dall'app non so niente. Cosa amore? Vai al tracciato, dai che andiamo a correre un po', eh. Allora, io non so neanche che macchina ho, probabilmente ci avrò una macchina che... Pubblicità del cavolo, serve la pubblicità. Ah, che bella, proprio la pista che mi piace tantissimo. Vabbè, dai, l'importante... Oh, ti ho proprio davanti, Charde! Ah, grande! Oh, c'è uno che va a contrarre. Benvenuti nelle gare online. E io non me la ricordo più. Eccolo Marco Trans che va dritto. Vai a comprarti la Supra, bravo. Ah, bellissima. Che dritto. Ma che pista è questa qua? Ma che pista è che c'è una curva così? Allora, dai che facciamo un po' di prova. Che pista è? Non riesco a capire che pista è. Ah, ma vuol dire che è quella della Formula 1? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, che forse ho capito che pista è. Ma ce l'ho sotto, amore mio. Non lo vedi sotto, mo? Quello lo vedo io, quello sopra come lo vedo? Come lo vedo io sopra? No, è in piccolino sopra, mo quello ti fa vedere in grande. Sì, è della Formula 1. No, amore, non fa quello. Sì, è quello della Formula 1. Sì. È solo che lo conosco con la Formula 1, con Formula 1 2021. Cos'è che era quello? Quello vecchio. E quella sopra è tutta un'altra roba, eh? Comunque sì. Ah, ecco perché c'era quel curvone della... Mi dissocio, Pierpaolo, stiamo andando online e c'ho anche il sole in faccia, dovrei mettermi gli occhiali. In parti.
Dov'è la Supra? Giappone, Giappone, Toyota. Oh, Warzone, bravo, bravo. Grande Lord. Porca loca, oh, ma quanto. Eri a mangiare, eri a mangiare. Cosa hai mangiato, Pierpaolo? Mi dissocio da, da questo tuo continuare a mangiare in continuo. Mamma mia, quanto devo frenare qua, oh. La Formula 1 freni a 20 metri. Grande Lord, grandissimo. No, ma dai, cazzarola. Ha detto prima? Peppata di cosa? Ah, l'avevi detto, non l'avevi detto per... Ma PS5 Lord o la 4? No, Lord credo che ha la PS4, ma la vuole comprare la 5. Quando si troverà, perché sapete che... Pane con tre fatti dissociati. Perché sapete benissimo tutti che la PlayStation 5 non si trova, né, raga? Oh, Shader, vorrei capire proprio... grande, 4! PS4 Pro e Series X, grande Pierpaolo, bravo, bravo, bravo. Io invece PS5, PS4 Pro e Xbox Series X. Con il Mega Game Pass, che è una figata assurda. Infatti sulla Xbox non... il mangiatore di peppata di cotte. No, no, il party non c'è, entra dentro e basta. Non ho fatto il party perché devo uscire. Dopo vi aggiungo nel party. Tanto adesso facciamo un paio di garettine così. Dopo corriamo ancora un po' e organizziamo per un altro giorno, magari anche domani. Domani pomeriggio si può fare... Cazzo ragazzi, mi fate ridere, mi fate schiantare, dai. Dopo aggiungo al party e ragazzi che siete dentro, che volete giocare, possiamo fare domani pomeriggio. Perché pensa che io... A febbraio, grande dottor Master. Dottor Master, né? Eh sì. Ragazzi, non ce n'è, non ce n'è, non c'è i chip. Non so se è una questione che non c'è i chip o non c'è, non so che cosa. Non ce n'è, non ce n'è di PlayStation 5. Io l'ho prenotata. Allora, ormai è fuori da un anno, giusto raga? Cos'è uscita? Settembre, se non sbaglio. Ecco, io l'avevo prenotata a febbraio di quell'anno, che non si sapeva. Uno è in Inghilterra, qua no, ma poi anche se Game Pass tutta la vita, assolutamente sì, ma adesso da giugno che ci sarà il nuovo, una nuova serie di Plus, io penso di fare la Ultimate, che sono 120 euro l'anno ragazzi, ma vi danno i 400 giochi più anche le ore di prova dei giochi nuovi, che sinceramente a volte si crede di comprare un gioco strafichissimo e poi si rimane un po' scottati. Quindi sostanzialmente non è niente male il Game Pass, no, il Plus della PlayStation così come l'hanno strutturato. Chiaramente nessuno al mondo, a parte penso Google o Apple, può fare un pass ultimate come quello della Microsoft, eh? Non può farlo, ma proprio perché non può farlo nessuno, raga, nessuno ha i soldi che ha la Microsoft, che gira dall'Azure, da tutti i servizi che ha delle aziende e il monopolio sui sistemi operativi e Office, e, insomma c'è un botto di roba Microsoft, eh? Parliamo anche poi di una delle prime che l'ha fatto. Sì, devi avere un PC che funziona bene. Io il mio non fa andare neanche OBS per fare le trasmissioni, quindi figurati. Ah, 120 euro l'anno si fa quello lì. Il problema reale qual è? È che si... Vai, vai, via, via, Shader. Grandissimo, via, via. Tanto no, non credo di ricordarmela tutta la gara. Nel senso, sì, sto andando già un po' meglio di prima, però penso che sotto lo... 1.33. Ciao amici miei, benvenuti. E puoi salutare anche tu, dire la stessa cosa che dico io, mo.
Ma come non ci sei? Ma c'è posto per... per... ma certo, ma ti fa capire che hanno un botto di soldi anche dal fattore che tu vai dentro, non so se tu lo fai, io lo faccio. Comunque, lei si sente... la mia voce, dici? No, non darmi del lei, ti prego, dammi del tu. Si sente poco la voce? Oh, porca miseria, si sente tanto l'audio. Aspetta che vediamo, basso un po' dalla televisione, magari era quello. Fammi sentire, cioè dimmi dopo come ti sembra il mio audio, eh? Ah, mia moglie, la temo. Devi parlare più forte. Ah, ok, grazie. Oh, ma chi è questo qua? Oh, ma l'inglese! C'ho lì, sì, ma devi parlare più alto, non ho detto un miliardo di volte. Devi urlare, patata. E urla, no? Urli tutto il giorno. Io ho comprato la Supra e non la... Adesso aspetta un attimo, Ale, finiamo questa, dopo rifà la gara e entri dentro, ok? La rifacciamo anche la stessa, tanto non è un problema, andiamo con la Supra. Sono infami. Stavamo dicendo, no, che praticamente si nota anche il... Devi parlare più veloce, più forte, amore, perché vedi che te lo dicono. Sì, se no è un bzzz che non si sente. E praticamente vi stavo dicendo che si vede anche che c'hanno i soldi da buttare, perché se voi andate nella raccolta premi, lì come si chiama, quei punti, quella lì che tu vai lì, dell'age, vai dentro e vedi quella roba lì, ti danno i punti e poi i punti li converti in soldi, no? Che adesso non mi viene in mente come si chiama. Quello vi fa capire che, raga, cioè, tu vai a vedere quattro cagate ogni giorno e dopo un mese ti danno 5-10 euro, vi fa capire che, insomma, non è che neanche... Bravo, reward. Ti fanno capire che, capito, non è che... possono anche andare in dai, mai visto il tedesco, mamma mia, ma che roba l'online. Bisogna, quando si va online bisogna mettere il fantasma, ragazzi, eh? Ok, va bene, grandissimo tedesco, bravo, sei un figo, bravo, mi sei venuto addosso, mi hai buttato fuori e quindi sei passato, bravissimo. Ah, io devo fare il manufacturing cap stasera, me lo sono tagliato fuori. Vabbè, vedi, così si fa, così si supera, non si butta fuori. Ecco, e questo qua cosa fa? Pensa bene di sportellarmi. Allora ti sportella. Guardalo! Dai, raga, ma che schifo. Che schifo di gente. Ma perché devono sportellarti? Voi sei passato, sei diventato bravo, sei ottavo. Cioè, ma capisci sta gente? Ti buttano fuori, arrivano da dietro, tu prendi giusto la curva, ti tamponano, vai avanti, guarda, se lo prendono un attimo, guarda. Ma cosa cazzo fa sta macchina? Perché fa così? Non so perché. Mi piace il loro stile. Ecco, si è beccato pure la penalità. Ehi, che bravo, guarda che bravo, guarda che bravo. Va. E beh, c'ha 5. Non è neanche un secondo di andare. Non c'è la penalità, vedi? C'è scritto sopra il rosso. Ma va lui. Va. Ciao ragazzi, benvenuti mitici! Stiamo andando online con voi, ragazzi, sto giocando con Sharder. Scusate ragazzi, a volte sbaglio. Già sto correndo, già sto facendo una fatica, già so. Una bella botta, ti è piaciuta? Così impari? Tanto mi ha dato 5 secondi, ma tu sei fuori sullo sterrato. Vai, dai, bravo ragazzo. Così impari. Cazzarola. Lo so che subirò una decelerazione perché lui mi ha avuto 3 volte.
Si fa così, ragazzi, vero? Aggressivo, grande, grande. Che penalità, ma da quanti giri è che non l'ho visto? Ok, è l'ultimo questo? 3 di 6? Baratore. Ma il baratore, quello che bara o quello che butta sotto la gente, sotto terra con la bara? Oh, perché penalità? Che cos'è che avrei fatto? Qual è la tua... Vabbè. Why motivation? Why motivation? Game, why motivation? Ma che cazzo ti ha preso? Ma chi ti ha detto di darmi una penalità? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Vuoi penalizzarmi a vita perché ho buttato fuori quel barattolone là? Bisognerebbe comprarla già, ragazzi, l'IKEA la vendono, eh? Sei uscito? Con tutte e quattro le ruote in curva. Ah, ecco perché. Ma quale? Oh! Ah, la prima! Frena! Suprina! Figurati che... non mi sono neanche accorto. Ma tu stai parlando forse alla prima, né? Vero? All'ultima. Madonna! C'è gente che dovreste fare un sondaggio con una colpa, il pronostico, ma dai! Così giocano i loro Miticoin, ragazzi! I soldi di gioco di Marco Drums Games si chiamano Miticoin! Sono i soldi mitici di Marco Drums, raga? Dai che facciamo un po' di finzione del cambiare le marce, ma così mi impratichisco. La Madonna, ho frenato un po' troppo presto. Vedi, se vado con le marce mi incasino. Dai, hanno insultato. È bello vedere gli insulti dei francesi in chat. Sarà quello lì che ho buttato fuori prima. Alza la voce, amore mio, no, dai, alza sta voce. Non ti si sente parlare, mo. Perché parli piano, mo? Non ti sento io che sono qui? Stanno insultando in coso? Oh, Ale Swag che era dentro. Ale, sei riuscito a entrare? Lei non parla, sussurra, Glielo dico sempre io che deve parlare. Ah, il microfono lontano. Adesso parli giusto però. Ha smesso di insultare. Adesso! Cosa ha fatto? 4 giri a insultarmi! Non vuole parlare più forte, Tu stai parlando giusto adesso, amo. Va bene. Quanto ce l'ho? 12. Nick. Sono dietro di te, Charger. Dai, non riesco a prenderti, non so se riesco a prenderti, diciamo. Stai viaggiando bella forte, boss. Ciao ragazzi, benvenuti mitici! Saluta la gente che entra a movimento di sera che sono oggi.
Ciao mitici, ciao amici di Twitch, non capisco niente, amo. Parli di tuo passo e non si capisce. Scusate raga, non ho capito. Oh, chi è quello lì che si gira? Oh! Chi si è girato? Sono riuscito a passarlo, non ho capito. No, c'è di no. Ah, era Chandler che si è girato. Bella gara! Grande! Ah, ma ho visto anche, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, dai che ce la facciamo, stiamo giocando con voi, Marco Drums, lo youtuber famoso, sta giocando con voi. Scherzo, non sono famoso, iscrivetevi al mio canale per cortesia, e se vi va fatemi l'abbonamento, così compriamo i giochi nuovi. Che qui mia moglie mi strazza, non mi fa comprare i giochi. Ok, Lost ha terminato, bravo. Allora, Sharder, fai una gara solo noi, non mettere gli altri, ok? Se riesci. La pista che vuoi, tanto va benissimo tutta, così... Ha sbagliato macchina. Aspetta Ale, che adesso Sharder fa una gara tra di noi, perché vedi che la gente ci viene addosso. Comunque, vabbè, poi possiamo farla anche con gli altri. Facciamone una tra di noi che ci sportelliamo un po', dai. Ok, ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, mandatemi la richiesta amico che giochiamo insieme, ok, amici? Sono qui. Più per la chat che per vedere le gare. Grande, grande Kiri. Ma sì, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo, parliamo. Bella ragazzi. Mitici. Sapete come mi ha dato anche una canzoncina? Fa così. Marco Drums. Su Twitch. Twitch. Copyright ragazzi, verrò bannato per il copyright di Marco Drums Games. La canzone The Marco Drums Games Songs. Vi piace? Twix. So Twix. Marco Drums. Su Twitch. Bella raga. Allora, quando il grandissimo Sharder fa la lobbina, la stai facendo? Yeah. Yeah. Non si può dire. Mi dissocio per la canzone di Marco Drums. No, ho detto Pierre. Allora, visto che si dissocia, la rifaccio. Marco Drums. Su Twitch. Aspetta che sto cantando, Sharder. Tu Twitch. Sharder, Ale. Ah, l'ovaluzza. Hai capito, Sharder? Hai capito che ha fatto l'ovaluzza? Supra GR4, vai. Entra dentro, ma porca, ho sbagliato a mettere il tracciato. Ma sì, va bene, vai tranquillo che ci sbazzoliamo. Io arrivo con la Supra, eh. Dai. Un bel tracciatino. Game twitchatore, stremmatore. E la vai. Sondaggiatore. Oh, io sono anche il big boy. Ah, questo è proprio mega ovalozza, eh? Mega ovalozza. Allora, Alex Wade non riesce a entrare, non ho capito perché. Perché non ha la macchina? Si conviene? Arrabbiamo, dai, fai il coro dei pompieri. Sarà la canzone dei pompieri, ma chi la sa? Io non lo so, non so neanche quella del militare quando l'ho fatto. Marco Da Vinci ha messo sopra GR3, quindi solo nel GR3 possono partecipare. Aspetta, Sharder, dai, così giochiamo anche con lui.
Esco un secondo, scusami. Puoi rifare la pista? Se vuoi fare anche il Lago Maggiore, magari è bella, se vi piace anche a voi. E ammetti macchine libere, se si può fare. Non me lo ricordo più, ti dico la verità. Per quello che ti dico se si può fare, perché non me lo ricordo più. Non mi ricordo più come si fa. E intanto che il mitico... Ecco, fai gara libera, così vediamo più o meno coi pipì, ci mettiamo d'accordo più o meno coi pipì. Fai che sui 7,70 ce li hai, Ale? Non vorrei che poi mi blindano perché l'ho cantato male, quindi lasciamo stare le linee, robe serie. Cantiamo solo le canzoni belle, frivole, come quelle di Marco D'Aspetta, che mi dà una pettinata. 667. Ma pareva uguale. Ma questo non so che cos'è, sinceramente, ti dico proprio la verità. Allora, Piero Peluche. Allora, massimo GR4, perché le auto più veloci non ce le ho. Allora, massimo GR4. Aspetta un secondo che scegliamo la macchina. Allora, allora io prenderei la 458 Italia 639. Va bene? È una GR4. PP 667, va bene, va bene, va bene, ma è una GR4 l'attuale? Fammi capire se è una GR4. Così Sharder fa partire l'online. Swag, Ale? Sì, ok, vai allora. GR4 va benissimo. Ma io sto pronunciando bene il nome di Sharder. Sharder era, eh? Sharder, giusto? Ok, grande trans. Che pronuncia bene l'inglese. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Questa è di Natale? Sì. Ma allora mi sa che non è. Che cazzo ne so? Le canzoni che conosco in inglese, oh. Non è che posso conoscere tutte le canzoni io. Allora, vediamo se il mitico Shader l'ha fatto. Canta Marilyn Manson. Aspetta che ce n'era una. Io, grande Pierpaolo, intanto che aspettiamo il mitico Shader che fa la partita, ti racconto una storia. Io avevo un service audio, ok? Avevamo un 15.000 watt di impianto, avevamo 100 luci con i fari i par. Sweet dreams and emani, woman wine and misery, trap in the world. Ah, cazzo, copyright! Minchia, Pierpaolo, ti ammazzo! Ma col nana? Col nana non dovrebbe... Allora, io ho fatto il service per 3 anni ai Red Room 69. Era un gruppo... ma dai che mi rispetti di tutto. Era un gruppo, canta qualcosa di italiano. Bella ciao. Non si può, c'è il copyright. Bella ciao quella. Dai, mamma. Non si può, non si può, non si può. Ha detto Piero Peluche. Allora, canta la tua canzone di Marco Drums, vai. Che... sì, adesso si meritano che canto la canzone di Marco Drums. Io intanto sto aspettando, Sharder, ci sei? GR4. E facciamo una come si chiama? Beh, la pista quella che vuoi, dai, va bene anche quella di prima. Così. E ma che canto tu non c'hai il copyright. Ho capito, ma chi che sia Sasanè. Ciao amici, benvenuti ragazzi, benvenuti, seguite il canale di Marco Drums Games Mitici. Perché non metti la canzone? Non lo so, se il Shazam ti becca solo a cantare 4 cosettine, grande Lord, grandissimo. E allora, Sharder, bella, vieni Ale, grandissimo. Sì, lo so, però non si sa mai.
fatto, speriamo che non manchi niente. Grandissimo, adesso sto entrando. L'host ha terminato la partita. Bello! Bellissimo! No, non c'è più, non c'è più, Charles. Non c'è più la partita. Come mai? Come mai? Hai scritto, speriamo che vada bene. E poi non c'è più. Aspetta che mi pettino, raga. Sempre a posto. Ok, grande, grande. Grazie, amore mio. E grazie, Lord. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, dai, 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 forza ragazzi. Se volete lasciare anche un abbonamento, lasciatelo pure, tranquilli, grazie mille. Vi ringrazio sempre, vi ringrazio sempre. Fai... No, no, vai tranquillo, Charter, che problema c'è? Eh? Cosa? Vado un attimo. Ok, vai. Ma col cuscino per terra ti fai male, però se non hai la visuale perfetta. Ok, entrate, entriamo. Reppa un freestyle. Ancora l'ovale. Va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Solo quella si può fare, raga. Amo, c'è l'acqua frizzantina, eh? Salute. Vieni Olli a salutare, eh? Olli, ragazzi, è qui ed è veramente stanca. Vieni, Olli. Amore, vieni qua. Le docce di Pepe. A 100 follower porterà un nuovo format sul canale. ASMR, sì. Così, così, raga. Sentite? O così. Oppure questo. Questo qui. Guarda, questo è... Questi suoni qua bellissimi. Minchia, mia moglie mi ha dato l'acqua da frigor, è 77 gradi sotto. Ma come mai non sta funzionando sta partita? Porca. La connessione al server è stata lecca l'acqua. Sì, mi sa di sì. Aspetta, provo a farla io. Non lo so perché non sta funzionando, Charter, un attimino, amichevole, partecipanti, tanto ce ne frega niente perché... Allora, metto prefinito, asciutto, pomeriggio, uno per, nudità, dalla griglia, sì sì, mi date, giusto? Ah... Ok, solo pratica, sì, 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 mi date, sì. Ok, se vuoi cambia tracciato Interlagos. Aspetta, fammi vedere un solo secondo dov'è. Allora, nessun limite. Allora, eccolo qua il tracciato Interlagos. Interlagos, ti dirò un'altra cosa interessante su Interlagos. Aspetta, che non lo becco. Comunque prima siamo entrati, quindi dovrebbe funzionare, eh? Grazie Interlagos. Interlagos. Ti dirò un'altra cosa molto molto interessante. Tre giri va bene perché tanto ne facciamo più di una. Le maglie arriveranno, ragazzi, saranno in vendita e solo se per la gente vabbè, saranno in vendita, appunto. Ok, allora Interlagos, la partita amichevole, pratica e gara. Non c'è regole sul numero di macchine, su che macchine, 1,20 IVA compreso. No, 1,20 è quello che lo pago io, voi lo pagate 10 euro almeno. cazzo. Allora, velocità, fase giornata, tracciato dalla griglia, pole, no, cioè, scusa, turbo, danni visibili, macchina, carburante. Ok, io non vedo limitazione PP nessuna. Dai, facciamola. Ok, e ti stavo dicendo, Mitico, Cher, che mia moglie è brasiliana. Vieni, amore mio, cosa fai lì sulla FIFA? Dopo riprovo. Io sono dentro, eh. Vieni dentro, Charder, che mia moglie è brasiliana, quindi hai beccato proprio un tracciato che... Sono andato anche a vederlo nella vita reale.
e sono andato anche al Maracanã con suo fratello, grandissimo Marcello. Sì, stai calmo che a te arriva e al grande Lord arriva, dai, tranquillo. Agli altri tutti a pagamento. Poi te ne arriva una gratis, ma io te ne mando due, quindi poi una me la devi pagare. Così, almeno le spese di spedizione me le paghi tu. Tu non lo sai, ma farò così. Oppure io ve la regalo, ma dovete venire a prenderla, quindi se dovete spararvi 800 km ve li sparate voi. Si può stare anche così. Ale, ok. No, perché avete abbandonato? No, non dirmi che ci sono problemi di linea, raga, Allora, ha abbandonato la stanza. Ale Sueg ha abbandonato la stanza. Perché? Vi dà problemi di linea, raga? Ho sentito qualche tono, l'ha detto. Sembrava un politico che prometteva posti di lavoro. Sì, esattamente, no. Ha buttato fuori lui? Riprovate. Non lo so, probabilmente magari ci sono anche problemi col server. È strano perché io prima col mitico Sharder sono entrato nella sua lobby, Allora, Sharder è entrato. Ale è entrato. Ok, si è unito. Vediamo se li butta fuori, ragazzi. Sì, si è rincoglionito, sì. No, sai cosa mi è capitato, Sharder? Che praticamente ha fatto così con Kevin, che è un altro ragazzo che conoscerete un altro giorno. Oggi non so perché non c'è, mi sembra che doveva esserci oggi che giocava lui. E praticamente, fai un comizio, esatto. E praticamente bisognava riavviare il gioco, bastava riavviare il gioco, poi ha funzionato, però io non posso riavviarlo, se no mi chiude la live. Quindi se non riusciamo proprio a entrare, ragazzi, ecco, e no. Allora, l'ultima prova. Facciamo l'ultima prova. Prova a rifarla ancora tu, Shadow, Sharder, per cortesia. Prova a rifare ancora tu la stanza e vediamo se riusciamo a entrare. Ecco, bravo, grazie. Riavvia tu, dai, che non voglio di chiudere la stanza io, sinceramente. E dopo proviamo. Se non funziona, magari se ci siete domani pomeriggio, domani sera, proviamo a farci una garetta domani, Facciamo una roba del genere, così, più che altro, almeno vediamo un po' di corsa, Dai, facciamo una roba del genere, grandissimi. Che cos'è che è? Ok. C'è, ma siamo seri che c'è 30 giri di circuito? In questa sfida devi guidare una sezione di discesa. E ciao amici di Twitch, benvenuti. E vi stavo dicendo che mia moglie è brasiliana, quindi sono andato a vedere il circuito. Allora, crea la stanza. Quando l'hai creata me lo dici, Sharder, Anche tu, Ale, aspetta un secondino che adesso la crea. La amore. Ma che macchina è la Eckart? Bra cosa, mo? Bra, vabbè. Bravo? Braban? Bragadi? Tastiera andata. Porca loca, se sbifora. Allora, Shadow, avvertimi quando hai fatto la lobby, che entro. Ok, finisco, un secondo arrivo, ok? Tanto ho finito adesso, guarda. Wow, primo! Bella lì, raga. Arrivo, Duru 20.000. Nel frattempo che hai fatto la lobby mi sono fatto 20.000 creditini, Allora, vieni, Kevin.
Allora, ok ragazzi, voi cosa vedete così? No, non vedete più la mia faccia perché sto facendo il party, ok? Aggiungi. Ok, ho fatto il party. Allora, amici. Allora, un secondo che ti metto dentro Shadow. Kevin Penn. Arrivo subito, raga, eh? Ok, ho fatto, raga? Perfetto, perfetto. Allora, andiamo subito all'online. Ecco qua che ritorna la mia faccia. Scusate, sono andato a creare il partino. Lobby, Ale, adesso arriva, eh? Bella Kevin. Ok. Alta finocchieria. Amore, senza di te siamo usciti alla party. Vieni qui, tata. Carlo Pignatelli. Guarda che mi ricomincio. Oh, aspetta che forse ce la facciamo. Credo proprio che ci siamo, raga. Kevin, entra dentro. Ciao Kevin, ecco qui ragazzi Kevin. Ciao Mitico. Ciao. Ciao. Oh, entra dentro, che già io il Mitico Charder è un amico che si è collegato con noi stasera, subito siamo andati dentro a giocare. Grande, grande Charder, così vi voglio ragazzi. Vi saluto pure io, un abbraccio. Sono a pezzi, grande Lord, grandissimo, ciao amico mio, mi raccomando, eh. Grazie che sei passato e sei un mito, ok Lord, grandissimo. Ciao, mi raccomando, dormi e poi domani ci sentiamo, ok? Poi se hai voglia ci vediamo anche domani in live, Lord, ok? Dalle 3 alle 5 e dalle 8 e mezza alle 11 domani, ragazzi, eh? Così facciamo... Wow! Chi è che mi ha toccato dentro? Chi mi ha toccato dentro? Troppo buono, grande. Femminile. Ciao Ale, benvenuto, ciao. Perché sento l'eco? Non so se gli amici sentono l'eco. Perché c'è il party. Allora ragazzi, in party io si possono fare tranquillamente le... Oh, guarda Charder, grande! Ma come fila, oh! Mi hai aggiunto al party. Allora, adesso ti aggiungo subito, aspetta, no, mi sono dimenticato, Phil, scusa. Ok, adesso... Aspetta, tanto questo non è gara, eh? Aspetta. No, c'è. Allora, aspetta, No, dai, stai fermo. No, adesso ti aggiungo subito, aspetta, solo un secondo. C'è nessuna gara, guarda Marco. Eh? C'è nessuna gara. Non vedi me? Cioè, se tu non vedi le mie gare, scusa. Se la gara di Charder devi averlo anche tu dentro per poterla vedere, scusa, non vedi io che sono già dentro da un altro? Io sì, io faccio così. Ale l'ha fatto, scusa. Ale, leggi un attimo WhatsApp per piacere. Mica, ma chi è che c'ha sto casino nel party? Sei tu, Ale, casino? No. Aspetta. Sì, perché si sentiva un bordello tipo... Perché io non posso, con questo variante non posso collegare le cuffie. Ah, ok. Quindi alzo il volume della TV. Ah, cazzarola. Allora fai la cosa, puoi mutarti quando corri così, perché è veramente un casino. Ho abbassato. Lui deve vedere Charder. Ah, lui deve vederlo? Porca. Mi sa che devi vedere Charder allora, tu, Kevin. Eh sì, amo, servi.
caspitarola. Guarda WhatsApp. Grande, grandissimo, grazie mille. Allora, ti devo cercare. Sì, bravo, bravo. Sì, bravo, bravo. No, perché sai, adesso siamo online con un bel po' di gente, non si può, eh. Ecco, grazie, grazie di tutto. Allora, aspetta un secondo, che devo aggiungere l'amichissimo. Allora, fammi vedere. Non c'è benzina. No. Assolutamente no, Alessandro. Potevi metterla. Che male, bravo. Allora. No. Con su GTA Sport faccio la benzina. Davvero? Sì. Mi fai una cortesia. Mi dici come si scrive il quel ragazzo lì, Phil? Come si proprio scritto? Come è scritto? FYLBBO69. Credo che ti chiami così anche sulla Play. Eccolo qua, amico, infatti, grande! 6x5 con un volante, oh! Chiedi se ha PS5. Ah, ok, le cuffie e il joypad. Sì, infatti tu devi. Ma penso che faccia così. Com'è che hai fatto, Ale, a collegarti? Scusa. C'hai l'auricolare sul pad, giusto? Io uso telefono, uso. Ho usato telefono. Ah, il telefono per entrare in party. Non posso usare volante con. Mamma mia, ecco perché si sente a merda. Puoi abbassare un po' l'audio della tua voce? Col telefono c'è la funzione? Il microfono, abbassa un po' perché spacchi le orecchie. Grande! Ma chi è che siamo dentro? Solo? Ah, Kevin è entrato, Kevin! Ah, e quando me lo dici che sei entrato, amico mio, eh? Volevi fare il furbetto, eh? Sei secondo, volevi fare il furbetto, dimmi la verità. Ma come mai non c'eri oggi, Kevin? È tutto il giorno che non ti ho visto. Marco, abbassami tu. Come faccio? Non posso passarti io. Vabbè, dai, non urlare. Cosa fai? No, noi siamo fuori, lo puoi abbassare tu volendo. Marco, lo puoi abbassare io volendo, davvero? Ah, dal party, aspetta. Ah, ok, aspetta, raga, perché è Alton, eh? Domani gioco con il pad. Vai tra. Aspetta solo un secondo, eh. Scusate, ragazzi, perché va via un po' l'audio, cioè un po' il video, ma perché sto abbassando io. Alessandro. Ah, è vero, ragazzi. È vero. Grande, grazie. Phil. Ok, allora. Dritto contro il muro. Vieni dentro, Ale, dai che poi partiamo. L'abbiamo fatto. Sì, adesso va bene, va benissimo così. Basta che non urli quando perdi, eh. Oh, Charger va come un proiettile, eh. Quindi domani pomeriggio o altro? Domani pomeriggio facciamo un'altra gara online. Infatti il mitico Phil. Si chiama Phil, amore mio? Oh, scusate ragazzi, ma c'ho una memoria di merda. Ecco. Domani pomeriggio ti avverto su quando faccio la live, Ale, ok, vieni dentro a guardarla e poi quando ci arrivano anche i ragazzi facciamo un'altra bella partita là insieme, perché domani c'è anche Toradi, un altro amico youtuber anche lui. Bravo, ti fai una macchina piuttosto. Phil, dai, grazie, dai, domani sul pomeriggio, io arrivo per le 3, ok, quindi vediamo di organizzare una cosa, c'è anche l'amico Charder, domani Kevin non c'è, porca miseria purtroppo, Pierpaolo si dissocia, però Pierpaolo e il mitico Lord ci giochiamo lunedì, pure io scrivo, davvero? Dai, che ti seguiamo, come ti chiami, mitico Phil, eh? Streamerà da streama, quindi è YouTube. Così faccio baldoria. Vabbè, anch'io e mia moglie lo facciamo per divertimento, per divertirci giocando, perché io gioco comunque tutti i giorni.
Ribes for Digital. Figo. Ribes for Digital. È il mio amico, è il mio amico, è il mitico Kevin. Kevin è il mio amico da tante... Sì. Germany, infatti... Infatti tutto... È del gruppo Coso, Ale, eh? Te lo ricordi? È del gruppo quello... Sei utile? Anch'io, Phil, c'ho YouTube, comunque. Se vai a vedere c'è 1400 video fatto. Quindi... Se vuoi iscriviti anche al canale YouTube, che poi lo faccio anche con te, eh. Hai salvato come si chiama il suo canale, che dopo andiamo a vedere. Ok, fai lo screen. Sai che questa, penso che sia stata di un giù a Milano, per... Dai, bravo, così muoio ce lo fai sapere, al massimo ci vediamo con Mister tutti, eh? No, ma adesso devo chiamare Stefania perché... Grande. Dai, allora ci vediamo, ci mangiamo una pizzetta. Grande Phil, grazie mille, gentilissimo, eh. Noi viviamo di piccole soddisfazioni personali, vero amore mio? Ogni giorno una persona, due o tre nuove e sono amici. Allora, manca solo Ale, se entri facciamo partire la partita, Ale. Oh, comunque, oh, correte raga, state correndo, Varese, Lombardia. Ma non ti vedo, scusami. Kevin? Ciao. Dove ti sei? Ah, io non lo vedo. Guardate la live, scusatemi, eh. Non c'è. C'è scritto Ale Swag, scusa. Guarda la live su Twitch. Dov'è che io non ti vedo? Friuli? Grande! Ah, problema, non posso vedere la live. Io non posso vedere. Non posso vedere la live. Varese. Ti faccio lo spelling, V di Valdossola, A di ambasciatore, R di rimbambimento, E di Empoli, S di Savona. No, io non ti vedo. Vabbè, se sei dentro buona, eh. E A di ancora. Ah, io ho detto A. No, scusa. Dai, il 22 ti sposi, grande, auguroni, oh, mi raccomando, ti mando l'Iban, così, sì, ti mando l'Iban, così mi fai un bel bonifico. No, anch'io sono sposato da un sacco di anni, quanti anni siamo sposati, amore mio, 21 anni, 22? 22 anni con la mia love. E benvenuto nel club, è vero. Benvenuto. Eh? Vedo perso. Ma come? Se sto correndo come un pazzo, psicopatico. Guarda la live! Prima. Ah, perché ti ha buttato dentro ma non ti fa correre. No, mi fa correre, penso che stia pagando. Ah, ok. Sì, va bene, vabbè. Grande. Ah, ti stavo dicendo, Phil, che praticamente è una cosa bellissima quella che stai facendo. Congratulazioni, complimenti e auguri, giusto amore mio? Fai anche tu, però sappi che i tuoi soldi sono finiti, ok? Dal giorno che ti sposi sei fottuto. Te lo dico subito perché non te lo dice nessuno. Marco Dranz dice solo la verità. Solo la verità, very informative, esperienza personale. Le tue carte di credito, i tuoi giochi, dovrai chiedere il permesso per comprarne uno di un gioco. Dici, amore mio, posso comprare quel gioco? Ma ne hai comprato uno due mesi fa, non puoi! Io devo comprarmi i vestiti e le borsette. Dove lei c'ha 7-8 parti dell'armadio e tu ne hai mezza e ti dice, ma c'hai anche bisogno di quella parte dell'armadio lì perché ce l'ho bisogno io? No, buttamela in strada la mia roba, cazzo ti devo dire. Normalmente è così che va a finire. Poi me lo dirai anche tu fra qualche anno. Stavi dicendo, scusa Ale? Ma io non sento più. Kevin si sta impegnando come un pazzo. Ma che tempi avete voi? 1.44. E come fai a fare?
Vedi, quindi sei già fortunato. Sei già fortunato. Mia moglie è fortunata. Vedi la differenza tra uomini e donne, no? Moglie e marito. Mia moglie ha detto sei già fortunato. Io ti ho detto nella contemporanea che mia moglie ha detto questo, ho detto sei già fottuto. Quindi vedi un po' tu. Ah no, va bene, si scherza ragazzi, è fondamentale la famiglia. Ok, anche c'è sempre di solito il mio piccolo Zaneboy che viene anche lui a giocare, ma stasera è un po' arrabbiatino perché stava facendo, come si chiama quel robo lì con la bottiglia che la lanci e cade sempre di culo, non so come si dice, flip qualcosa. Scusate, non trovo la sigla. Ce l'hai adesso? Flip battle lì, com'è che si chiama? Sai quando butti la bottiglia a metà e lei, ecco, si è aperta, ha fatto tutto un casino in stanza, quindi si è un po' arrabbiato. E invece l'altro figlio, Vittorio, è giù che, a parte che gioca con i suoi amici, sempre sulla Play, ma studia, quindi sì. Quindi non è quasi mai in live. Bravo. Sì, anch'io non sono esigente. Ti dico quanti giochi ho su PlayStation Network, però. Devi chiudere le orecchie mia moglie. No, amore, devi chiudere le orecchie. Chiudi le orecchie. Chiudi le orecchie. Dovrei averne 1050, però non lo so, dovrei andare a vedere adesso. 10 giochi. 1,42. Non lo so che macchine usano loro, sinceramente. Ti dico la verità, perché non mi sembra di fare schifo, eh. Sì, non starò correndo con la precisione assoluta del mutismo e della concentrazione massima, anche perché non ho messo i guanti e il casco, ma non mi sembra di fare un schifo. Anch'io. Leo? Mi porti il casco? Dai, via. Lo so, mi dai il casco, mo? Via. Sì, ha detto se avviamo la gara o no. Perché questi sono giri di... Grazie. Ok, raga, mi dai che cosa? Ecco, ragazzi. Oddio. Mamma mia. Oh raga, adesso sono cazzi, adesso sono cavoli vostri. Ma che macchina avete voi? Scusa, quanti cavalli avete? Ho la RC. Ragazzi, quando metto il casco sono cazzi per tutti, eh. Ciao ragazzi, dai che si sta correndo. Ma no, ma c'è la falsa partenza, ma non ci credo. Madonna, ma quanto ci avete le macchine che vanno? Oh, dimmi tutto. Non ci sono io. Come mai? Perché mi ha dato le ore. E dai, adesso finiamo questa, poi la prossima vedi di entrare. Fumati la sigaretta. Mi sembra che c'hanno macchinette un po' più velocine loro, eh? Non lo so, lo dico così tanto per. La Tomo? Ma stiamo giocando con le macchine da 400, vado con una da 1500. Ma va. Ciao, 1600 fa. 1662. No. Allora, mi sembra che non sto andando male, ragazzi, ma forse i ragazzi ha più cavalli gli altri, vero? Sì. Vabbè, non fa niente, dai, tanto noi ci corriamo per divertirci, l'importante è divertirci, raga. Anche perché a me piace di più fare le gare tipo con, non so, con le 500 che ci sportelliamo, che diventa divertente anche come cosa. Adesso io cerco di andare al massimo, eh. 6 giri tra l'altro. 6 giri.
È vero, amore mio, grazie, grazie. Supportami, mo. 1,47, bravo Kevin. E io c'ho un pelino in più, vediamo quanto ho fatto io. 2 netti. Vai 13 secondi più veloce, Kevin. Minchia. Kevin in Twitch, non lo so come si chiama. Sta correndo. Sì. Non è iscritto? Oh Kevin, ti sei iscritto al mio canale, oh? Sì. Infatti. Ma come ti. Mia moglie che non ti trova, mamma. Mi sta dicendo le cose mentre sto facendo una gara multigiocatore a 170 all'ora, tu pensa come cazzo mi devo concentrare io. Com'è che sei come nick di Twitch? Gearfighter 98. Beh, non lo trovi perché non lo trovi, ma non c'è. Parla da PC. Non è dentro il live, tu non lo vedi, non è che non c'è. Tanto non ti legge, sta giocando. Salutalo con la voce che ti sente. Ciao Carla. Comunque stai parlando sempre troppo piano. Kevin ci sta sverniciando, ragazzi. Ci sta sverniciando letteralmente. Vediamo quanto ho fatto io. Giro da veloce. Non da fermo, che tra l'altro poi ho pure cannato. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Marco Drans, quando si mette il casco e i guanti vuol dire che sta facendo sul serio, eh? No, io sto facendo realmente sul serio, poi non è detto che vinco, però. Tra l'altro il casco è di mio figlio che faceva, che poi tra l'altro magari possiamo anche mandarlo a bicicross, perché c'è stato il casino col Covid, ragazzi, era bloccato tutto. E si è bloccato anche il bicicross, ma è un po' piccolo, vi devo dire la verità, quindi quando faccio questa stronzata di mettere il casco sto soffrendo le pene dell'inferno. Mi scoppia il cervello. No, forse per quello è per quello che vado veloce, perché mi scoppia il cervellino. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Stiamo giocando online con voi, ragazzi, proprio con voi, eh. Quindi se volete giocare iscrivetevi al canale e lasciate il vostro ID della Play, che poi in realtà vi faccio scrivere io direttamente, lo facciamo prima, però va bene così. E se volete darmi un abbonamento, grandissimi ragazzi, eh. Grazie, grazie, grazie. Se non volete darlo, mi basta anche l'iscrizione e divertirci insieme, amici. Io sono qui per divertirmi con voi. Sushi alle 10 di sera, alle 11 di sera, minchia. Non mi sembra che sto correndo male, cosa ne dici, Phil? Ciao amici di Twitch, benvenuti! Dai amore mio, su, anima un po' la festa! Sì. Esagerato! Vai, vai che domani mi desdrumi! Tanto io ragazzi, davvero, a me piace correre con voi per il fattore di correre, eh? Non è che mi interessa arrivare primo, o anzi a me se ci sportelliamo ci divertiamo anche di più, sinceramente, però cerco di fare anche sul serio, volendo, eh. Più di questo, con la macchina e con le mie doti da mega pilota. Omega. Non riesco a fare, eh. I miei giri sono sull'1,50,
1.52, come vedi io magari ho sbagliato un attimino. Ecco qua. Oh! No, tutti i cavalli. Sì, infatti. Sì, lunedì Warzone, se ci sei, più siamo meglio è. Adesso c'è Morrison e Lord. Quant'è la lobby però? Da quant'è? Grazie. Ah, come? 4 o 16? 4 o 16? No, massimo 16. Beh, poi vediamo lunedì, dai. Comunque ragazzi, vi aspetto lunedì con... infatti. Perché c'è Morrison, mitico Morrison, che ragazzi seguite il suo canale, che è grandissimo. Hai girato, fai. Hai girato. Fai due partite con ognuno. Vabbè, tu fai così, entri dentro e esatto, entri dentro e mi stai occhio, ho fatto scaricare. Perfetto, così. Esatto, entri dentro e gioco con loro, dopo faremo un po' la rotazione, esce uno, magari esco io e giochi con loro, l'importante è stare dentro in live, che la gente vede la partita in live, capito? Dopo vediamo. Comunque ragazzi, lunedì il mitico Pierpaolo, il titolatore, il dissociatore, col mitico Lord, il lollatore, il mitico Marco Drums Games, il mitico youtuberatore e poi vediamo se il grandissimo Morris riesce a venire a giocare con noi, che come vi dico sì, no sì c'ha, a Morrison ha anche il Gran Turismo, gioca anche suo papà Maurizio, grandissimo Morrison, è bravissimo Morrison, c'ha anche un canale YouTube che o Twitch, andate a vederlo, Morrison Games si chiama, Morrison trattino basso Games. Siamo a 5 giri di 6. Il mitico Kevin non lo sento parlare, quindi è concentratissimo, molto concentratissimo, non l'ho mai sentito così Kevin. La gara della vita. Ha detto sì, io al massimo, perché poi arriva la curva e non può parlare di più. Sembra più una gara a tempo, la prova a tempo, che una gara questa qua. Porca loca, porca no, non ci voleva sta roba, non ci voleva, una distrazione, mi sono distratto un attimo, colpa d'Alfredo. Radar dovrebbe essere chi mi dice dove sono loro, giusto? Bisogna fare una gara tipo con le stesse macchine, dai, facciamo una gara con le stesse macchine. La lobby l'ha fatta il mitico Sharder, scegliamo una gara. Oh ragazzi, mi sto ammazzando questo carico. Però è stato divertentissimo. Oh raga, tieni, mettilo lì, amore mio. Oi, ciao Best, grandissimo, ciao, oh, mi raccomando iscriviti al canale Best, grande, oh, grazie che mi hai seguito, grandissimo, se vuoi giocare con noi ragazzi mandami l'ID, sì, di Manuel, grande. Posso farti vedere la macchina? Allora, rifacciamo la pista raga, scusate, adesso Sharder, puoi giocare ancora Sharder? Aspetta che vediamo che risponde, perché dobbiamo lasciargli il tempo di rispondere. Non c'è su parte. Allora, no. Aspetta.
dobbiamo scegliere i pipì della macchina. Almeno abbiamo più o meno la stessa. Se no, facciamolo con una macchina che non viaggia tanto, ragazzi. Cosa, con che macchina si potrebbe fare? Cosa ne pensate voi, una macchina che non viaggia? Grazie, amore mio. C'ho la Fiat vecchia. Best, vuoi giocare con noi? Vuoi, ti aggiungo tra gli amici e ci facciamo una partitella? Se no, puoi guardare tranquillamente la live e poi dopo facciamo anche Gran Turismo domani. Domani dalle 3 alle 5 e alla sera. Poi dopo vediamo, perché devo anche portare Ghost Wire to Sci Tokyo, ma vediamo. Allora, la Mini possiamo fare, la Mini. Aspetta, vediamo. 101,99. Allora, la pista potrebbe andare bene anche quella, raga? Cosa ne dite? Sì. La 500 Abarth. Se la facciamo, non mi state aiutando. Con cosa la faccio? No, io c'ho la Bugatti. Una macchina un po' più tranquilla. Aspetta. Allora, vai, ciao, vai, pilotino! Grande! Ciao, mitico! Dai, ragazzi! La Polo, ci facciamo qua la Polo. La Polo. Mi fa piacere giocare con voi. Dai, facciamo qua. Per giocare a Gran Turismo. Oh, grande! Perché cercavo gente per giocare a Gran Turismo. Dai. La sua era originale. Che categoria? Allora, il problema è che Ale non ha macchine, ha appena iniziato da poco, mi sembra di aver capito. Ok. Hai sbagliato, fai il giusto, dai, fai, rifallo. Ce l'avete la Scirocco? Ce l'abbiamo tutti la Scirocco? Grande pilotino, sei un grande. Grande, grazie. Bene. La Scirocco ce l'avete? Io sto giocando con voi, pilotino, sto giocando con voi. Il grandissimo Sharder mi ha aggiunto, mi ha dato il follower e stiamo giocando insieme. Quindi se volete giocare, basta che mi dite il vostro ID e ci facciamo le partitozze insieme, ragazzi. Grandissimi. Io se no, giochiamoci, divertiamo. Allora, aspetta un attimo, perché il problema di giocare insieme, raga, è che se non si abbiamo la macchina uguale... Allora, di PP, andiamo col PP? Ce, la... 541. Ce l'avete la 458 Italia GT4? GR4? Ce l'avete? No, sì, tombora. No. Fatevi un attimo, meglio secondo me. Allora, meglio, facciamo... Polo, dai. No, 640 pp, ce l'avete? No, vai tranquillo, pilotino. Allora, vieni a vedere noi. Corre anche mia moglie, la mitica Bragali. Corre anche lei. Vieni dentro quando vuoi, tanto noi siamo dentro. Vieni dentro, ci guardi, ridiamo, scherziamo, commenti nella chat e tutto, grandissimo. Dai, ti voglio vedere nelle mie live, mitico. Ecco. Poi ho anche un canale Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, che io pubblico tutte le varie, la programmazione di tutta la settimana, pilotino. Così almeno, se vuoi, sempre Marco Drums Games o Marco Zanesi. Vedi un po' tu come su Facebook sono come Marco Zanesi, ma anche Marco Drums Games. Quindi se metti dentro. E c'ho anche un canale YouTube, tanto per farmi un po' di autopubblicità, quindi se vuoi, grazie anche per il canale YouTube. Allora, facciamo 639, 640... Io passo un po' sopra, 640,27. Ok, 640,27, vai. Ci sta. Robby, sei Shadow 640, va bene? Ti va bene anche a te? Una macchina da 640? È 26, 27. Perché non abbiamo tutti la stessa macchina, allora è un casino trovare tutti la stessa macchina. Lo facciamo qua a Poro. GR4, sì, GR4. Domani vediamo. Poi magari scegliamo una macchina, la compriamo anche. Cioè, perché è un casino, raga. Perfetto. Esco domani, ho 2 milioni. Perfetto. Io questa non l'avevo neanche messa a posto, raga. Ma stavo correndo con una macchina con 0 cavalli. Sciopati 20 euro, sciopati quei 20 euro. Che sono sì, no, ma non è quello, è che... Non... Noi farmiamo. Dai. Allora. Ci siete? Io non ho visto... Ha scritto per caso... Di limite quanto? Fai 6,50, dai. 6,45. 6,50 fai.
Poi sei 50, tanto per pochino non è quello il problema. 6.50, ciao ragazzi di Twitch, benvenuti, mitici alla live di Marco Drums Games, grandi, iscrivetevi al canale, grandissimi, dai che adesso corriamo, io sto correndo con voi ragazzi, gli amici di Twitch, voi proprio, se volete giocare con me ci facciamo delle mega partitozze, mandatemi il vostro link e iscrivetevi al canale ovviamente, fate anche un bel abbonamento, iscrivetevi a YouTube, fate tutto quello che volete, è tutto accetto, vi ringrazio. Dimmi quando sento. Ok. Ci siamo? 25 milioni di crediti. Madonna. Quanti c'hai? In tutto che ho giocato, no? 25 milioni. Che esaspera. Che esagerato. Che esagerato. 17 solo per Mario. Ah, bravo. Bravissimo, bravo. Come fai a vedere? Fai... Da PC? Ah, no. No. Io l'ho visto da PC. No. Allora, adesso vediamo un attimo Shadow. Allora, ragazzi, mi raccomando, venite nelle nostre live, così facciamo una bella giocata insieme, ok? 540.000. Solo? Dai, spendi sti skei, muoviti, spendi sti soldini, forza. In totale... 1 milione, quasi 1,5 milioni. Non è ancora uscito Panda. All'inizio. Ok. 11 ore vincola 04. Oh, Dragon Trail, bella, ragazzi, entrate, l'ha fatta il grande Sharder, Quante ore stai su? Penso di averti chiamato in 7-8 modi diversi, Sharder. Scusami, ma sai che poi imparerai anche te a capire che faccio un po' fatica. Io provo a guidare per la sigla. Ma dai! Ma no, ma ti ho detto di fare 6.50, poi la mia macchina non va bene. Aspetta, porca miseria, c'ho più cavalli. Qua c'è niente. Niente. Posso entrare, ritorno. Sei sicuro? Aspetta un secondo, che io sono dentro da adesso. Tu non ce l'hai tra gli amici mitico Sharder, devi vedere che entro io. Prima ero online, ho giocato. Io? Sì, io sono dentro, Eh sì, ho aggiunto di uno. Va benissimo. No, sono io che ho sbagliato. Allora, aspetta che ti dico se sono online o no, perché forse... Ma bene a bugarti, vai. Sì, no, ma cosa ho fatto? L'ho elaborata e sono andato fuori 6.50, no, Kevin? ne avrai una settantina? Allora, c'è Ale e io. Come mai non ci sei, Shadow? Shadow l'ho chiamato, non è Shader? Allora io vedo Ale e io e basta. Come mai? Minchia, ma sta facendo i capricci stasera la linea? Che macchina ho? Non lo so. Shader, sei dentro tu? Sì, sei dentro però non ha messo pronto. Ma è dentro? Perché io non lo vedo. Ah, ok. Ah, ok, perfetto. Ah, ok, scusa. Allora, io l'ho elaborata un po', Ciao amici di Twitch, benvenuti e mi raccomando iscrivetevi al canale. Stiamo correndo una bella garettina tra di noi, tra gli amici di Twitch, tutti insieme, online, ok ragazzi, per divertirci così e scannellarci un po'. Quindi se volete seguite il mio canale e mi raccomando se volete giocare con noi, farci delle belle partitelle, seguite prima di tutto il canale e poi dopo mi date il vostro ID che ci facciamo le belle patate insieme, ok raga? Scrivete in chat anche, così posso salutarvi, ragazzi. Scrivetemi sempre in chat, come il grandissimo, come si chiamava il ragazzo che è entrato prima, grandissimo lui. Pilotino, grande Pilotino, scusate ma io non mi ricordo tanto bene le cose. Bravo, infatti ti sto beccando. Vai.
Benvenuto nel mio mondo allora, quello che facevo io prima. Una merda. Non lo so, non lo so, non lo so. So che adesso tu mi stai dando paga in velocità. Ale, si è impastucchiato. Il molto grandissimo pilotino, grande, grande, grande. Intanto ho superato Ale. Ale Swag, dai. Swag o Swag? Com'è che è Ale? Swag? Guarda, se mi chiama Swag. Grande. Swag, ok, dai. Swaggy. Swaggy ci sta, è tipo rapper. Senti la canzone che ti sto dedicando, aspetta. Marco Drums sta giocando con Swag e anche con Kevin sta direttamente dalla Germania. E io ho fatto un lungo e la lobby di Sharder e dovete far vincere Marco Drums perché lui è lo youtuber e dovete rallentare, dovete andare piano. Allora ragazzi, non so se avete visto i vari mondiali di Formula 1, a un certo punto il box diceva fate passare il compagno, fate passare, quindi se anche vincete voi e alla fine l'ultima curva fate passare lo youtuber Marco Drum Games, ok? ci sta come cosa. Che mi ha dato il link del volante, costa 300 euro. Sì, bello, però è bellissimo, è molto bello. Il G923 ha oltre il feedback, il force feedback, c'ha anche il true force che è una sensazione in più. Quale? Non so, non mi ricordo più come si chiama, però costa la metà. Lascia stare, piuttosto aspettano due mesi ma compra questo qua perché sono tutte le baracche. Te l'ho mandato il link su Amazon. La seconda è la postazione, è quello di metallo come uso io. C'è le viti e ripiegabile, che se devi metterlo per dire dietro al mobile o tra l'armadio e la porta, puoi piegarlo e si rimette dentro. Sì, sì, sì. Se vuoi quello che... C'è anche il mio video, dopo ti passo il mio video su YouTube che ho fatto l'unboxing e come si monta il supporto, dopo te lo passo. Quindi ragazzi andate a vedere i video su YouTube di Marco Drums, ci sono anche tutti i video tutorial come si cambia l'hard disk e tutte le cose. Compro il suo volante e mi attacco la schermaglia. Quanti dubbi c'è scrivania? Sì, c'è il supporto ma non... Sì, puoi fare i buchi nella schermaglia. Compensato. Fai prima, se devi andare a comprare la scrivania, comprati il supporto, ti dico la verità che hai fatto un anatomico giusto. No, però vedi tu. No, mi serve la scrivania. Ah, ok. Ah. Vabbè, fai due buchi, fai due buchi. Sì, no, due buchi. Tanto come l'IKEA, compensato. Certo, certo, certo. Allora, Sharder, facci partire? Direi che abbiamo fatto qualche giretto. Cosa ne dite, amici di Twitch? Aspetta, ciao ragazzi. Ok ragazzi. Aspetta che chiama macchina. Allora, mi raccomando ragazzi, se volete seguirmi vi ringrazio, se volete iscrivervi vi ringrazio, se volete abbonarvi vi ringrazio. Punto. Giusto amore? Giusto. Ok, perfetto. Grazie Carlo. A meno 600? Aspetta un attimo. Allora, mia moglie normalmente va a letto alle 9:10. Cazzo. Si anima solo se usciamo o andiamo alle feste. Se no è sempre così un po'. Non è annoiata, è solo stanca. No, troppi. 6,50 massimo. C'è la zavorra
e il limitatore di potenza, che puoi comprare per ogni macchina, così se ti capitano le piste che hai più cavalli, che hai più pipì, puoi abbassarli, capito? Davvero, mo? Shark è uscito, no, con quello no, è uscito? Mauro. Ma chi è uscito? Chi è uscito? Kevin? Non lo so, vabbè, noi andiamo. Non lo so, io e Sharder ci siamo, quindi andiamo, competizione pura. Aspetta, io mi manca. E come mai? Come mai sei uscito? Non sono uscito, sono venuto. Aveva pianto. Per avere più pin plin, ma avere più acqua. Questa mi piace, questa grande, ti do più. Oh, scusami! Tu devi vedere che cosa ho fatto! Shader, devi vedere che cosa ho fatto! Scusami, ti sono venuto addosso! Ma ero in volo, raga! Bellissimo! Dopo guarda che cosa ha combinato Shader, mamma mia! Sì, sì. Ah, dai, stai attento, sennò ormai è andato, aspetta. Alla prossima, dai. Allora, mettete a posto le macchine, scegliete già la macchina giusta, tanto è la stessa macchina, usiamo la stessa macchina e facciamo anche la stessa pista, o ne facciamo un'altra, ma almeno la macchina c'è. Allora vai a comprarti la zavorra e il limitatore di velocità, limitatore di potenza, che costano 1000. Tutte e due, perché sennò poi dopo entri dentro in una e ci mettiamo la limitazione, non puoi farla. Vai adesso a comprarla mentre aspetti. Oh, 640 va bene. Come fila Sharder, grande. No, non puoi di più perché poi vai oltre e non puoi più giocare. Facciamo quella 650 che tanto la macchina ce l'abbiamo. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Sei unito alla stanza grande, sì. Kevin. Sono riuscito un attimo. Sì. Passaci qualcuno. Sì. Però compra sempre il limitatore e la zavorra, che così se per caso c'è qualche pista che è un po', o qualche ti capita qualche gara che uno fa un po' meno, puoi limitare la macchina, se no non puoi farlo, capito? Io a tutte le macchine compro sia la zavorra che il limitatore, perché costa 1000 qualcosa ed è veramente utile. Scusami Shader, non volevo davvero, ho tirato la frenata, scusa. E no, perché poi pensa che guido sempre così un po' scorrettino, dai, se no al massimo ti ridò la posizione, vedi tu. Non lo vedo, dov'è? Non lo vedo, c'ho lo specchietto che non lo vedo. Cosa? Turbo? No, se metti turbo ti va su di brutto, ti va sui pipì. Ciao amici di Twitch! Strano, molto strano. Ciao amici di Twitch, vi raccomando seguite il canale di Marco Dram, stiamo giocando online proprio con voi. Shader e il mitico Kevin e Ale sono gli amici di Twitch, ragazzi, Voi siete voi. Quindi se volete giocare con me, lasciate il vostro ID, lasciate il follow al canale, lasciate un bel abbonamento e lasciate un bel 100 euro, ok? Dopo vi do l'IBAN. Sto scherzando, per il 100 euro, per il resto no. Siamo. Sì, tanto che mancano 3 giri. Sì.
Devi fare un bel po' di gare prima di rovinarsi l'olio. D'iPhone e IBAN è un attimo. È vero, hai ragione. D'iPhone a IBAN è un attimo, è bellissima. Ciao John Carnis! Sei unito al party, mitico! È un altro mito di Twitch! Ciao John! Ciao ragazzi! Ciao! Vuoi giocare con noi? Facciamo qualche partitella? Dai! Allora, se vai su online siamo già dentro, eh? Dovresti beccare la partita di Shard. Guardalo! Grande che mi ha passato! Bello lì! In croce di traiettoria! Allora, ci abbiamo 650 pp, perché sennò poi era un bordello per tutti vedere la macchina uguale. Quindi ne stiamo correndo con due Ferrari, io e il mitico Sharder. A 458 penso, eh. Qui sono sportellate, ragazzi. Tipo GR4. Sì, bravo, bravo, 4-4. Allora. Sì, anche la Bugatti. Basta che è 650. Se no, vabbè, ti compri la Zavora limitatore e la depotenzionata. Ma sì, ma tanto non ci divertiamo. Sai, abbiamo già giocato insieme, mi sembra, no? Ci divertiamo così a sportellarci, dai, se ne frega. Sportellarci no, ma... Beh, dai, si fa, ma come no? Ma come no, è così bello? Adesso io e Shazam ci stiamo sportellando da 3-4 curve. Non ho mai... Grande pilotino, si chiede quanta benzina ha quell'elicottero, che tutti i GT che ci sono non ha mai fatto un atterraggio. Questo veramente mi ha fatto ridere. Grande pilotino. Sì, lo conosci? Sì. Dai, pilotino, c'è il 26. Aspetta, pilotino, come si chiama, amore mio? Che c'è John dentro? Pilotino birichino. No. È un altro pilotino che conosce il mitico John, che sentite in parti, eh? Credo che lo sentite, se non lo sentite perché non ha condiviso l'audio. Io sì, a me mi sento. Ok, perfetto. La condivisione, bravi, bravi ragazzi. Ma credo di sì, perché abbiamo già fatto una live con il mitico John. Allora, sì, sì. Porca, l'ho tirata lunga quasi alla fine, no! Vieni Leo, vieni! Dai che c'è i nostri amici, amore! Sì, sì, gioca Leo, gioca anche mia moglie. Quindi vi rinnovo di venire a trovarci, tutti i giorni, che noi giochiamo in famiglia. Grande! No, Vito no. Vito gioca con i suoi giochi. E con i suoi amici. Certo, è da 4 mesi che lo troveremo. Sì, vabbè, ma quello che lo vuole. A me piace invece giocare a Gran Turismo e piace giocare anche... Oh! A Borderland e Tokyo Ghostwire, ragazzi, sto portando anche sul canale, eh? La vedi la lobby, John? Sì. Grande. Sì, sì. Tanto mancano due giri, quindi... Oh! Oh! No! Non ci credo! Che cosa... No, mi ha preso dentro un po' il cordolino. Ha preso il cordolino, ero lì con Shard. Caspita! Da Dragon Train. Sì. Sharder è la lobby. Tu mi stai vedendo? Sei dentro, Kevin? Mamma mia, hai visto che va? Oh, come? Ah, perché cordolino boia. Bellissimo. No, davvero? Ma io vado bene. Ah, mi sono nella tua? Ti chiama l'elicottero, c'ha ragione. Pilotino, eh? Quelli di 4 ore. Cacchio, che girata, no, era bellissima perché eravamo lì. Ci siamo sportellati anche un paio di giri. Bella Sharder, bellissima gara, mi è piaciuta un botto. Così mi piacciono le gare che si sportella. Che ci si sportella, raga. No, manca ancora un giretto. Dov'è? A 8 secondi. Porca miseria, eh? Cosa mo?
non capisco. Chi guida la prossima gara? Non capisco cosa dici. Sì. Ah. Chi guida? Ecco qua. Marco, chi guida la prossima gara? Sempre Charles, lui che fa la lobby, facciamo una, al massimo due, e poi no, chi guida? Io. Tu vedi la live, devi guardare la Twitch. Non posso. Ah, perché c'è il cellulare. Conosce il ragazzo? Alex Pilotino? John, Alex Pilotino conosci? Mi ha chiesto Pilotino se conosci Alex Pilotino. Pilotino 026 conosce lui. Adesso vediamo se mi risponde. Pilotino, lui, Alex, John conosce Pilotino 26. Che casino, mi è andato il cervello in pappa con tutti sti Pilotino. Vieni Leo, non fare il pendivendolo sul cornice della porta. Vieni tanto. Ma perché non c'è voglia di giocare? Gioca lo youtuber sono io. Ok. E poi domani giocherà anche. Ah no? Purtroppo non era quello che dicevo io. È un altro. Fa nulla. Beh, penso che di Pilotino ce ne saranno magari 174 milioni, no raga? Di Marco Drums ce n'è uno però, che è inimitabile, col copyright. No, in realtà no, però. Vabbè. Ok, abbiamo finito, ragazzi. Grande. Grande, grande. Oh, entrate, ragazzi, dai, entrate. Entrate che facciamo. Ok. Bruschetta è dentro. Ah, sì, è bruschetta. Aspetta, devo cambiare le gomme. Ale? Chi è uscito? Ci sei Ale? Che gomme avete voi? Io ho le corsa morbide. Bella lotta, grande Charles, è vero, hai ragione. Mi è piaciuta un sacco questa qui, di sballottolamento. Purtroppo poi vedrai la live, mi sono sbiforato. Allora, io ho comprato... Top. È uscito... Soul Killer è il mitico Kevin. Okay. Allora, invece bruschetta è dentro, mi sembra di averlo visto. Ale Swag, non vedo la tua macchina, ma hai selezionato la macchina? Sì, la Bugatti. Con le full wet, proprio, vuoi ridere proprio. Con le full wet senza pioggia, ma così proprio. Di macchine c'hai solo Gran Turismo? Di macchine, di giochi di macchine dici? No, ce li ho tutti. Sì. Dimmi un gioco e ti dico se ce l'ho. Car X Drift. Sì. Ce l'hai veramente? Sì. Cioè anche se vai sul mio canale YouTube ci sono qualche partita lì. Ci sono tutti i giochi e tutte le partite salvate. Marco Drums Game su YouTube. Poi c'ho anche il Formula 1. Like. Bravo. Sì, ma devi anche vedermi i video, devi vedere tutti i video, tutti i 1360 video, tutti devi vederli. E c'ho anche poi Assetto Corsa Competizione. E... No, ma con Carix mi hai convinto. Quando sì. Vuoi, io l'altro giorno ho provato il volante su quello. Col volante non l'ho ancora provato. Non l'ho ancora provato. Ma sembra che abbiano messo a posto qualcosa. Mi sono divertito l'altro giorno. Allora, col pad ho fatto veramente fatica a prenderci la mano. Di fare col pad è facilissimo, però. Però ci ho fatto fatica perché io il drift. No, ma io proprio io e il drift siamo due cose che non vanno proprio. Peccato. Sì. No, e mi diverto un casino, Poi sono riuscito a fare anche dei tempi. F40, sì. Sì. La F40. E voglio comprare la FXX, però devo avere l'invito per poter entrare nel club delle Ferrari per poter poi usarla, per comprarla la FXX. Però la F40 ce l'ho. E se vieni domani facciamo una bella, anzi magari dopo sta gara qui facciamo un po' di single player, così facciamo 3-4 garettine e vado a letto, perché ragazzi io non ho più la vostra età. Sono vintage. Ieri sera sono andato a letto mezzanotte e mezza, oggi
praticamente ho dormito tutto il giorno anche in live mentre stavo giocando a Tina Tina. Le qualifiche della MotoGP tra poco. Sì, sì, sicuramente le guardo. Stai tranquillo che sono lì proprio a vederle tutte. Amico mio, tu c'hai un'età diversa dalla mia, eh? Mamma mia, ragazzi, come stavo oggi. Se andate a vedere la replica della live su Twitch, penso che in un paio di punti mi sono anche addormentato mentre stavo giocando. Bellissimo. Abbiamo? Che ce facciamo? Io sto girando. Se ci siamo tutti. Kevin, ci sei? Ok. Vabbè, dai, quando il mitico Sharder vuol far partire tutto l'ambaradà. Che poi, tra l'altro, Sharder, se vuoi entrare nel party a chiacchierare, ti ho invitato, eh. Quindi, se vuoi solo correre così e poi chatti, va benissimo. Se no, possiamo anche il Markdown, forse, ai tempi di 25. Lo chiamavo? Ma io è da tanti anni che sono dalla prima PlayStation 3, da quando è partito l'online, che sono sempre Marco Drums. Non ho mai cambiato nick e sempre sarò così fin quando il giorno. Ok, dai, domani entri, grandissimo. Adesso facciamoci l'ultima, ci facciamo una bella gara sportellata. Poi vado a fare un paio di garettine così, o se ne facciamo al massimo due, dai, visto che è entrato John, magari ci facciamo un paio di partitelle. Poi chi deve andare va pure a letto, senza problemi. Non ho mai cambiato nick allora? No, sempre Marco Drums, così. Non me la? Sharder ha detto, non me la? Non te la fa partire? Non me la? Non fa partire la live, ma siete dentro tutti, ragazzi? Io sto girando. Stiamo girando tutti, mitico Sharder. Fa avviare, qualcuno sta caricando. Cazzo, non dirmi che sei inchiodato. L'online ha ancora un po' di problemini, dai, amici miei della Polifoni, su, forza, perché l'online c'è ancora qualche problemino. Perché stiamo girando tutti, Sharder. Hanno raggiunto i 100.000 lì. Ciao ragazzi, amici di Twitch, benvenuti. Stiamo correndo una bella garetta tutti insieme con Marco Drums Games, Gran Turismo 7, Logitech G923 e lo stemma è l'unico inimitabile Marco Drums con il logo, qui si può schicchierare l'orecchietta. Mi raccomando di iscrivervi al canale, sia di Twitch assolutamente e anche di YouTube. Andiamoci, dai, il sistema è servo. Esatto, bravo pilotino, bravo. Metti a posto i server. Che ti ho da 70 euro di gioco, potevi anche mettermeli a posto, eh? Giusto o no? Giusto o no? 80. Ecco, bravo. per essere giusti, eh? E c'è gente che li ha dati anche 100, quindi. Oh, ha detto che non fa partire la gara, come mai? Forse dobbiamo uscire tutti, dai, lui usciamo. Entrare. Ma tu dici proprio andare ai box? Uscire dalla lobby. Alle, davvero? Da un secondo ci vuole, dai. Allora, Soul abbandonato, ok. Solo lui deve rimanere, Sharder. Adesso sta partendo. Sì, pilotino, F40, ma speriamo di aver risposto prima, pilotino. Oh, è successo un bordello. Aspetta, cosa è successo? Ah, forse è Sharder che l'ha fatta. No, sarà uscito lui. Aspetta, vediamo quando rifà la partita, raga. La rifaccio, grande Sharder, bravissimo. Facciamo prima perché sennò. Bravo, fai bene. Ma vieni qua, amore mio. Dimmi che sempre qua pista o cambia? No, la stessa, facciamo la stessa, se no non ci passa più. Stesse macchine, stessa pista. Ve lo ricordate questa canzone? No, non so.
Non mi fa mettere un colore a macchina. È uscito qualcuno? Stava ripartendo. È uscito qualcuno? Sono uscito io. Ah sì, è uscito John. Oltretutto mi si è bloccato. Bruschetta, dai, Bruschetta, perché sennò è un casino. Io lo conosco come Bruschetta, è grandissimo. Devo aspettare la prossima settimana, che palle. Perché? Cosa devi fare? Biglietti. Guarda la Ferrari. Ma saluta gli amici, mo. Cos'è? Quando è il 16-4? Sabato? Reserve Nation Army. Non lo so. Sabato. Dimmi quando l'hai rifatta, che vabbè, ci riproviamo da dentro. Se quando entriamo facciamola partire subito, così almeno. Ora è il 16, scusate. Hai visto? Cosa? Quando è il 16? Il 16 di questo mese? 4, 16-4 mi dice. Rischivo Yamaguchi vuole gareggiare anche lui, però con la S di Tomahawk. Scusami Pilotino, ero qui preso a guardare il telefono, è vero, hai ragione. Scusami. Cosa? Non ho capito. È complicato. I costi dei biglietti di omaggio della Ferrari 10-16. È grandissimo, grazie, perché qua il cervello dopo un po' va in pappa. Devo anche mandare tutte le cose su Twitch e mia moglie mi mette Marco, ma siete già in lobby? No, aspetta che te lo dico subito. Se c'è Sharder, ok, c'è, aspetta, entro così potete entrare, Entra raga, che Dio ce la mandi buona, hai ragione Shard. siamo in troppi, il grandissimo, come dice Pilotino, Tamaguchi o Yamaguchi o Babaruchi deve migliorare Tamaguchi. Un po' il serverino. Atsushi Tamaguchi. Il Tamagoci, dai, siamo dentro tutti, fai partire. No, aspetta, io devo scaricare. Ok, mettete tutti Kazunori, fai il bravo, non perdere tutta la collezione. Aspetta, devo avviare che devo mettere pronti. Se vuoi, il mio nome è Marco. Ah, ti chiami Marco, grandissimo, bella lì, come me allora. Allora, mettete pronto, raga, Io a me sto caricando. Allora, aspetta un attimo che Ale sta scaricando. Vai. Ok, avete messo tutti pronto? Kevin? Brusche? Sì. Ok, Kevin? Non ho sentito il sì di Kevin. Kevin? Ma penso Kevin. Di sì, perché si vede la macchina. Sì. Ok, vai! Dai ragazzi, ci sportelliamo! 8 secondi, amici di Twitch, grandissimi! Io vado direttamente nel culo di Manco, direttamente. Sì, sì, ti ammazzo. Allora, chi in culo verrà bannato da Marco Drums Games Channel per tutta la vita? Amore, non fai casino, ma niente. Finalmente. Vieni di fianco. Oh, la partenza, quindi bisogna frenare, se no faccio già... La penalità. Alex, grande. Ah no, ma non è da fermo, bella lì. Grande Alex. Allora, scusatemi, ma io non me lo ricordo il vostro nome, quindi io leggo, mentre sto correndo, leggo su di fianco sulla PlayStation il vostro nick e vi chiamo col nick. Quindi grazie che me l'hai detto, ma sicuramente non me lo ricorderò. Perché Marco Drums Games mi ha fatto partire per ultimo, che sono lo youtuber che sta ospitando la live. Fatemi capire ragazzi, che cazzo è? Dai. Guarda il bruschetta come fila il Sharder. Oh, io gli faccio sempre un bel saltone, Un croce di traiettorie incredibili, ragazzi! Mamma che gara! Ragazzi, che gara incredibile! Leo, mi fai un piacere, per cortesia? Spegni la stufa e chiudi la porta, perché ci facciamo troppo casino. Oh! Oh, chi mi sta sportellando? Chi mi sportella?
No, mi hai buttato fuori, maledetto. Scusa. ero dentro io però, c'ho le prove, anche dai. C'ho le prove. Anche qui. No, non ho fatto niente, c'ho le prove, datele per la live. Non, cioè, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, ragazzi, non è colpa mia. Sto prendendo tutti. Adesso aspetta che gli do la botticina anche a Shader. Come l'ha fatta bene Shader questa qui. Mamma mia, l'ha proprio fatta perfetta. Aspetta, lo stufamo. Così poi puoi chiudere perché sennò fa troppo casino. Faccio troppo casino. Va come viaggia Shader. Aspetta che me lo inculo adesso. Scherzo raga, io non vado addosso a nessuno, eh. No. Grandi ragazzi, sento già l'odore del kerosene di Shader. L'ho messo sotto pressione, ha sbagliato, ma come ha fatto a rientrare? Incredibile Shader. Incredibile! Anch'io automatico perché non mi ricordo le marce. Mamma mia, guarda qui! Che gara! Che zero aiuto! Mamma mia, che gara ragazzi! Che gara ragazzi, guardate che gara, incredibile. Siamo online, sto giocando con voi amici miei. Orca roca, no, ho sbagliato questa curva qui, ero a un pelo, sentivo il suo scarico negli orecchi. No, guarda quanto ho dato via, grande. Dai che lo voglio prendere. C'ho dietro Kevin anche che mi tallona. No. Come viaggia Shader, come viaggia raga, ci sta dando dentro. Forte Kevin, grande Kevin, 51.3. Mamma mia, lo sento dietro già, sento già nello scarico Kevin, sento il suo motore dietro che sta arrivando. Il bello che vedo Shader che sbaglia e chiaramente che cazzo faccio? Sbaglio anch'io, porca la miseria, cazzarola, hai ragione Ale, caspita Roiola, ciao bragali, buonanotte amore mio. No, io al massimo ne faccio un'altra ragazzi. Ciao bragali, grazie di essere stato con noi e buona nottina. Buonanotte a tutti, ciao, buonanotte, ciao ragazzi, mi raccomando iscrivetevi. E non lo so, chiedi perché io non so niente. Oh mio Dio, qui l'ho cannata di brutto. Mamma mia, anche Kevin come viaggia, raga.
Oh, ho fatto il tempo. Grande Brusche! 51 e 0. Oh, sei dietro a me. Ah no, di 10 dai. C'è due giri però, eh. Se fai i tempi no, così. Perché è passato un bastardone prima. Chi è? Chi è sto qua? E mi ha tirato una catapultata. Come una catapulta! Bravo. Dai, ci rifacciamo alla prossima, dai. Tanto è divertente sta pista che si può rifare anche questa, sennò se rifacciamo la lobby per rifar tutto ci stiamo qua altra mezz'ora prima di fare una gara. E dopo ce ne andiamo tutti a nanna. Io direi di far così, poi vediamo l'amico Sharder se dobbiamo dargli il tempo di scrivere, se gli va di farne un'altra. Kevin penso che non c'è problema, Ale ha detto che sta su fino alle 5 di notte, quindi... Allora, stiamo andando tutti bene, siamo tutti sportiveggianti, quindi... Diciamo che ci sta. Devi impegnarti, Ale, devi impegnarti. Qui siamo tutti corridori minchia che viaggiano tutti da paura, eh. Sto recuperando un po' Kevin, però non lo so se in due giri ce la faccio a prenderlo. Metti un po' di TCS in più. Allora Kevin ha tirato un po' la staccata, l'ho recuperato un po', ma adesso in accelerazione mi dà via. Che macchina hai? È Bugatti? Wow, come va via. Come mai non va un cazzo la mia? Madonna, ma hai dato via tantissimo Kevin. Adesso me la faccio tutto dritto, ma cioè la posso dire. 5 faccio dritto, ma... Ciao amici di Twitch, benvenuti, stiamo facendo una gara tra noi amici di Twitch, proprio voi, grandissimi, iscrivetevi al canale, eh? E se volete giocare con me ci scambiamo l'ID e ci facciamo delle belle garozze, raga. Madonna, io ero vicino a Sharder, ma proprio ero attaccato nel tubo di scarico, eh? Una cosa incredibile, poi lui ha cannato un attimino e io chiaramente sono, come si chiamano i cose di quando nascono, l'imprinting lì. Cazzo, per imprinting insomma, ho fatto lo stesso errore suo, peggio. Oh! Oh! Ma no! Ma dai! Come una catapulta! Bruschetta, mi ha lanciato come una catapulta anche a me, Kevin. Grande Kevin. Come grande Kevin, oh! Come grande Kevin. Fammi passare! Guardalo, 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 che non mi fa passare, che mi hai visto dagli specchietti, lo so che mi hai visto. E io ero a destra, Kevin. Adesso ti sorpasso a sinistra, lasciami passare. Scusa, non volevo. Questa non volevo davvero, eh. Cazzo, ma quanto va? Quando va? Quanto c'ha Sharder da noi? 1.50.089. Bella Brusche, ma come mai sei là dietro? No, Sharder gira così. Ah, minchia, se viaggia. Domani hai detto che entra nel party. Domani pome, vi aspetto tutti. Se ci siete ci facciamo una bella partitozza. Essere che sono anch'io domani. Dai, se ci sei entri in live e ci entra anche nella live di Twitch, così mi dai la view. Certo. Grande, devi fare l'account anche al cane, così almeno metti 2, 3, 4 telefoni. E che cazzo, no, eh. Oh, guarda che gli youtuber famosi comprano le like e tutte le robe, non è che... certo, io non lo faccio, ma loro lo fanno, lo so io che lo fanno. Io infatti le live così le faccio per un impatto, ma... Sì, ma io vedi quando le faccio è perché mi voglio divertire con voi, sennò che cazzo me ne frega, mi gioco da solo. No, esatto, è un po' più bello, è divertente.
è divertente che ti diverti un po' di più, poi così nella chat come vedo io è una figata. Anche perché ho provato con OBS, ho comprato la scheda digitalizzatrice, no, della Elgato, che è una delle migliori, vabbè non fa il 4K ma fa il 1080, lo fa veramente bene, fa il pastrua 4, non si sa se si chiama pastrua o pastrotto, che cazzo si chiama, cioè fa il passaggio diretto in 4K, cazzo l'ho provato e tutto, minchia una rottura di coglioni, cioè, va un po' a scatti sul PC, si vede che non gli sta dietro, non i 7 con 16 giga di RAM, però non riesce a stargli dietro, e allora devo rifare ancora tutte le prove, un bordello, guarda, lascia stare, sennò sono incavolato. La scheda grafica qual è? Allora, il PC è un Asus i7. Che non ti sta dietro? Deve essere probabilmente il computer, perché l'Elgato è quella che usano tutti. È appena presa, è l'ultimo modello, è la HD 60 Plus. Beh, io vado, raga. Ciao, ciao Ale, grandissimo. Sì, infatti si diceva, magari è il monitor che non è... ma... più che altro computer, perché anche se io vedo a scatti nel monitor, ma poi la live funzionante funziona bene... Ok, invece scatta proprio da monitor, però non lo so, perché io adesso sto vedendo il monitor di quello che succede, ok? Cioè adesso io ho attaccato il Twitch con tutte l'interfaccia e tutto e vedo la gara, io non vedo nessuno scatto qui, quindi non so se ho capito. È la scheda digitalizzatrice o che cosa, boh, sinceramente non... Che sarà la scheda grafica sicuramente. Ma del PC, la scheda, la robettina lì, no dai, non credo, usano tutti gli youtuber. Beh, guarda, va che girano altissimi a sti giochi. Quello è vero. O magari è qualche set semplicemente da cambiare. Bravo, bravo, che io non so. Dare qualche forum di smanettoni. E allora adesso c'è il mitico Thor che domani viene dentro a giocare con noi, che anche lui è uno youtuber, che lui l'ha fatto, l'ha settata e tutta, sì. Si è fatto anche le grafiche fighe, sai, quelle tutte che si animano, dove c'è YouTube, dove c'è la webcam e tutte le cose, tutte animate tutto, e mi sta spiegando lui un po' alla volta, infatti, poverino, lo sto tartassando, però non è che posso tartassarlo tutti i giorni. Io piano piano mi sto guardando un po' di video, tutorial, vari. Sì, ma non... sono riuscito a mettere il bot nella chat del Twitch. Sì, quello l'ho messo, da Stream Elements. Streamlabs, Streamlabs, Streamlabs OBS e poi c'è anche Stream Elements da sito proprio, puoi usare. Ho scaricato proprio Streamlabs che mi fa avere anche una... Sai che ti chiedo ogni tanto se vuoi fare la live su più dispositivi? Sì. Quindi mi metterei... come si dice? Vabbè, mi viene da dire lo screen dello schermo della Play sul computer. E poi io pensavo di mettere una webcam dietro la postazione e una tipo sui pedali, non lo so. Sì, mi piace Sharder. Facciamo un'altra garetta, vi va? È una figata con la doppia webcam. Ah no, lui va. Ah no, no, la notte Bragalia, ok. Grande Sharder. Se ti va, facciamo un'altra garetta, è mitico, poi dopo ci vediamo domani, se ci siete, o comunque entrate dentro solo a vedermi, come volete voi, insomma. Allora, no, io uso, allora, o Twitch Studio, che ti fa una specie di anteprima direttamente, sì, OBS Studio, oppure vado dentro che però ti fa fare... fai a renderizzare lo schermo della Play sul computer? Ci vuole il gatto o una scheda digitalizzatrice? Ok. Quello che faccio io, che è una rottura di coglioni, perché costa? Ci vuole... adesso è un'offerta 179. Sì, non dirmelo che l'ho presa e mi va a scatti e c'ho il giramento di palle. Scusate il linguaggio, ma siamo quasi a mezzanotte. E allora praticamente ci sono delle impostazioni da fare, ma la questione del... Sono andato su un po' di forum, sono andato anche a rompere le palle degli youtuber con un po' più di uno a 250.000 follower, l'altro un 7.000, un altro, gli ho chiesto a loro, ma hanno risposto, quindi gente per bene. E ha tutti concluso che probabilmente un i7 portatile con 16 giga di RAM non riesce a stargli dietro, quello che mi ha detto loro è quello, poi io non lo so. D'altronde se devo comprare un computer da 2500 euro per... Cioè, un i7 con 16 giga ci sta dietro. Farò di tutto per... tutto il resto. Aspetta, per domani, non ho una scheda grafica che ci sta dietro, non c'è niente. Pratica terminata. Ah, mi sa che Sharder deve andare. Scusami, non ti ho letto. Perdono.
Allora, notte, ok. Faccio di tutto per esserci. Ok, va bene. Ma che cos'è? La lobby che stiamo uscendo o si sta partendo la partita? Non ho capito che cosa sta succedendo. Ah no, stiamo correndo. Oh. Perché non c'è Kevin? Sei uscito, Kevin? Ah, sei uscito tu. Buon, dai, ci facciamo l'ultimo allora, raga. Grande Sharde. Bella Brusche. Dai, non ti vengo addosso, dai, facciamo una gara pulita. Sì, sì. Se ti vengo addosso ti chiedo scusa, ok? Kevin, entra dentro su Twitch così vedi la gara. Come viaggia Sharder, ma come fa a viaggiare così? Ho sbagliato marcia. Ah, ok. Ah, ecco perché. Adesso guarda al posto di secondo. Oh, sono dentro io, eh. Adesso non è che poi mi viene addosso e mi dice, ah, Marco. No, c'ho il radar. Ah, ok, perfetto. Okay. Guarda, io c'ho in classifica sportività. Grande! Io non lo so, penso di avere D. Qual è l'ultimo? Ah no, però D mi sembra. Beh, io cerco di non andare mai addosso a nessuno, poi se capita che in culo qualcuno non ha frenato la macchina. Vai, io piuttosto li faccio passare. Beh, io quello. Tanto quando sono così nervosi poi si incartellano da soli. Oppure sono così forti che tanto mi avrebbero superato uguale. Ah, ok. È inutile perdere tempo. Dici proprio? Secondo me sì. Ma guarda, io ho fatto un po' di. L'altro giorno sono arrivato terzo così. Ah. No, io. I del Nürburgring sono pesanti. Porca miseria. Cioè già è pesante un giro, poi online. Porca miseria. No, io ieri ho fatto un po' di online, ma ti dico la verità. Quando ero nelle prime posizioni mi venivano tutti addosso, poi c'era tutto filmato. Cioè c'è le live, quindi non è che posso dire stupidate, ma è una cosa veramente da farti arrabbiare. Anche oggi ho fatto un pezzettino, no, ieri sera, cazzo, o oggi, ma non mi ricordo quando l'ho fatto, forse prima di fare la live con voi, non me lo ricordo. Comunque vabbè, non fa niente quando. Il discorso era, arrivo, faccio la curva, freno, pum, i tre che mi sono venuti addosso mi hanno buttato contro il muro, ultimo, cioè, cosa giochi, così capisci quello che voglio dire. Che palle, Non sono il più forte del mondo, non voglio neanche esserlo, però insomma me la cavicchio, capito? Ma proprio che uno arriva a una curva perché sei terzo e stavo anche prendendo il primo e il secondo, ti viene addosso il quarto e mi butta fuori e arrivo ultimo, dopo un po' a me sinceramente mi girano. Anche se so che comunque può capitare, gli errori ci sono sempre, guarda. Ma se capita te ne accorgi, cioè. Lo vedi uno che fa apposta, uno che ha attaccato lungo, Magari non è che lo fa apposta, ma lo vedi uno nervoso che vuole passare a tutti i costi. Queste cose qua succedono quando ci sono pochi giri. Come Marco? Oh, questa dice, Kevin. No, ma come Marco è più tranquillo di tutti qua, oh. Sono solo errori di gara. Gli errori di gara capitato anche a Verstappen e a Hamilton, quindi. Fai che io ero Verstappen e Hamilton quando li ho incornati, dai. Nell'errore. Sì? Io a 1,50 non ci arrivo, non so. Arrivo a 1,51. Sta andando bene, Kevin? Secondo te? No. Oh, cazzo,
È questa che mi tira un po' scemo. Sta curvetta qui, cazzarola. Ciao amici di Twitch, benvenuti, stiamo giocando online insieme a voi, insieme agli amici di Twitch, ragazzi. Se volete iscrivetevi al canale. Vale, e... raga, io vado. Bella, bella. Ciao, ciao, Brusche, dai. Ci vediamo quando vuoi, eh. Se ci sei domani, se no la prossima. Ciao. Bella lì, raga. Ok, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo correndo sul Dragon Trail, come si chiama sta pista? Il Dragon Trail, eh? Dai, Ferrarina, che lo sento dietro, è lì, eh? A 1,9 sta rosicchiando, rosicchia il mitico Shard. Cazzarola, guarda, 1,7, madonna. Cordo Lozzo, hai visto Kevin? Porca miseria. Bella ragazzi, ci sei ancora pilotino? Amici, amici, ci siete ancora? Scrivete così vi posso salutare. E... finita questa, andiamo a nanna tutti. Quando è il quinto giro? L'ultimo o il penultimo? È penultimo ancora, no? Cazzo, c'ho ancora due giri. Mamma mia. Non ce la faccio più, Kevin. Madonna, Sharder viaggia di brutto. Ma lo vedo sempre dietro, eh. Quindi c'è un altro giro oltre questo. Miseria, Kevin, non ce la faccio più. Sai che c'ho male le gambe, incredibile. Non si può chiudere qui? Sarebbe meglio, ragazzi. Amici di Twitch, chiudiamola qui. Sto correndo col mitico...
Michael Shader che mi ha dato il follower stasera, grandissimo, e abbiamo giocato insieme, quindi se volete giocare con me ragazzi mi raccomando di iscrivervi al canale, c'ho anche un canale YouTube, e di darmi il vostro ID della play, eh. Sta anche facendo buio o sbaglio? È cambiata la luce? Bisogna respirare, raga. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, benvenuti. Stiamo correndo online con voi, sto correndo con voi ragazzi, col mitico Shader. Ci siamo fatti delle belle garozze anche col mitico Kevin, col mitico Bruschetta e anche con Ale Swag. Non ci credo ragazzi, l'ho vinta, grande Marco Drans, bella lì, grande, bellissima gara Shader, grandissimo, grande, grande Shader, bellissima gara, che figata, 23.000 dà comunque, eh. Che figata Shader. Non ce l'hai fatta, ma sei stato bravissimo, è stato bravissimo Marco Drans, bella, bella davvero Shader, grande, grandi serate, mi sono divertito, ci siamo divertiti, bella, 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 bella partitella, bella davvero partitella, grazie di tutto, grazie dell'iscrizione, grazie del che ci siamo messi dentro, che abbiamo giocato, io ci sono domani pomeriggio e domani sera, adesso poi dopo vediamo, perché volevo portare anche Ghostwire Tokyo, però poi vediamo, possiamo giocare anche solo a Gran Turismo, tanto a me piace tantissimo Gran Turismo. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ok, rimani magari un attimo nel party Kevin, io chiudo, bella, anch'io Shader, è stata pulita, è stata bella, fino in fondo, ce l'abbiamo fatta proprio bella, bella, una bellissima gara questa qui, grandissimo Shader, davvero, davvero, bravo, 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 mi è piaciuta un botto. Un botto ragazzi, allora io vi ringrazio a tutti, Shader compreso, Kevin, tutti quanti, vi saluto e vi aspetto domani pomeriggio alle 3 per una mega live ancora con Gran Turismo, ancora online, e tutti quelli che vogliono partecipare basta che mi mandate l'ID e vi iscrivete al mio canale. Mi raccomando di iscrivervi al canale di Marco Drans Games, quello con il logo che si può schicchierare le orecchiette, e mi raccomando assolutamente di iscrivervi al canale YouTube e Twitch, eh? Ma Twitch è più importante, vabbè, però anche YouTube faccio un sacco di video fichissimi. Ok, allora, da Gran Turismo tutto, bella giocata, bella live, bella multigiocatore, grazie mille a tutti ragazzi, e noi ci vediamo domani. Ciao Kevin! Ciao! Ciao, ciao, davvero a tutti. Grande Shader, ci vediamo domani se ci sei, va bene? Allora, buonanotte a tutti ragazzi. Io aspetto un minuto che se volete scrivermi qualcosa, salutarmi e... Ecco, bella lì, grande Shader, ciao raga, ciao ciao mitico, è stata veramente bella, scusa se ti sono venuto addosso qualche volta, ma è stato solo errore di gara, non l'ho fatto apposta. Questa qui che abbiamo fatto adesso mi è proprio piaciuta, indipendentemente che ho vinto io, cioè lasciamo stare, però è stata una bella gara. Ciao a tutti ragazzi, a domani, Marco Drums Games Channel, Marco Zanesi vi saluta e ci vediamo domani. Ciao amici miei, buonanotte. No, ho sbagliato tasto. Ciao, 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 ciao. Ho sbagliato il tasto. 29, aspetta, 3 ore e 30 adesso. Ok.